Buonasera a tutti, non so se mi sentite, se siamo già live. Comincio con presentare me, sono Serena Franchi, faccio parte del direttivo della Società della Ragione, sono ricercatrice all'Università di Firenze. Mi occupo dei temi della detenzione femminile e del penitenziario. Sono felicissima stasera di poter coordinare questo gruppo di discussione per presentare il volume La prigione delle donne, edito da IDS pochi mesi fa, febbraio scorso, curato da Susanna Ronconi e Grazia Zuffa. Sono felice per due ragioni. La prima, ovviamente, per avere l'onere e l'onore di parlare e discutere con un gruppo così interessante di esperte e di conoscitrici in maniera approfondita di quello che è il mondo del penitenziario. Il secondo motivo chiaramente è per anche la spinta affettiva rispetto a questa ricerca che mi ha visto prendere anche una piccolissima parte. E anche perché credo che il tema che tratta il volume, che tratta, che poi in realtà riprende una ricerca già condotta sempre da Grazia e Susanna nel 2013, che poi ha visto i risultati pubblicati nel volume Recluse, ovvero sia il tema della detenzione femminile, sia estremamente attuale. Sia in questo momento storico particolare, una situazione di cambiamento e di rivoluzione, perché l'emergenza sanitaria, come sappiamo, in realtà ha avuto dei risvolti su tutti gli aspetti sociali di relazione, e chiaramente sul penitenziario l'impatto è ancora più pesante. E lo è in special modo su quella parte di popolazione detenuta che è marginale non soltanto nei numeri. Sappiamo che in Italia, è un dato conosciuto, le donne rappresentano il 4-5% del totale della popolazione detenuta, in Europa si arriva a toccare il 7%, ma non di più, ma è marginale anche l'attenzione che viene posta al fenomeno della differenza femminile nel penitenziario. Quindi il fatto di parlare, di poter anche cercare di centrare questo, il macro argomento delle donne in carcere nel contesto attuale, penso potrà essere uno spunto interessante. La prigione delle donne raccoglie i risultati di una ricerca condotta nel 2018, una ricerca di tipo empirico, una ricercazione, in due carceri della Toscana, in Pisa Don Bosco e Firenze Sollicciano, ed è un progetto pilota, ovvero sia utilizzando tecniche e una metodologia qualitativa, quindi con interviste e focus group, ha avuto ed ha, come essendo un progetto pilota, quindi c'è anche la volontà di un proseguo nel futuro, di centrare lo sguardo per una volta sulla differenza femminile all'interno del carcere, attraverso la voce delle donne, quindi rendendo protagonista la donna detenuta, e soprattutto, ed è questa la parte innovativa della ricerca, centrando lo sguardo non sul deficit, ma sulle strategie di coping, sulle risorse. L'approccio è quello del self-empowerment, quindi con un approccio anche questo di tipo abbastanza innovativo, soprattutto all'interno del penitenziario, ovvero sia di autoeducazione. Poi andremo magari un pochino più nello specifico. Sono collegate, vedete, anche Susanna e Grazia, le autrici, magari in ultimo ci racconteranno dell'esperienza anche dei laboratori che sono stati condotti e come. Per quanto riguarda le tematiche, in realtà io non vorrei anticiparle, vorrei parlarne direttamente facendole emergere dagli interventi che presenterò che seguiranno. Quindi direi che possiamo passare la parola a Patrizia Meringolo,
anche professoressa di psicologa, già professoressa di psicologia di comunità, che ci ha dato una gran mano perché in realtà Patrizia ha condotto una valutazione, monitoraggio e valutazione del progetto. Patrizia, prego. Grazie e ringrazio molto, vi condivido lo schermo perché così vi faccio vedere anche meglio il lavoro che si è fatto. Intanto vi ringrazio perché per me, insomma, sono molto contenta di partecipare alla presentazione di questo libro che rispetto al progetto è una riflessione metateorica e metaoperativa sul lavoro fatto. Come ha già detto Serena, insieme a Camillo Donati e del gruppo LabCom, che è uno spin-off, ci siamo occupati di monitoraggio e valutazione. E in primo luogo, è a partire da questo lavoro che volevo fare delle riflessioni. Intanto, il nuovo di questo progetto. In primo luogo, il fatto di occuparsi di empowerment. Allora, io conosco abbastanza bene, direi, la produzione di lavori fatti sull'empowerment e in genere in istituzioni totali, in particolare in carcere, è molto difficile che si facciano progetti sull'empowerment perché pensiamo che laddove il livello di marginalità è molto alto e laddove c'è una grossa forbice tra gli obiettivi desiderati e la possibilità di realizzarli, è difficile che si parli di empowerment, si parla tutt'al più, e già questo è qualcosa di resilienza, come dice anche Tamar nell'introduzione, intesa come capacità di sopravvivere all'evento avverso, e semmai ci si lascia una finestra aperta per l'empowerment, ma non è detto che si parli direttamente di empowerment, quindi già questa è una novità sostanziale. Il secondo aspetto importante è il nesso obiettivi-realizzazione, che sembra una banalità, ma la maggior parte dei progetti in genere descrive le azioni svolte senza soffermarsi sul fatto se sono state efficaci, e cioè se hanno raggiunto l'obiettivo. E questa è una peculiarità di WIC, che è secondo noi molto importante. Il progetto, come già è stato detto, è partito da aspetti di contesto difficili, in particolare pensarsi in termini di deficit e non di risorse, da avere delle reti di provenienza limitate, e non perché le donne in detenzione, non solo perché non siano in grado di vederle. La deprivazione affettiva, ma anche la difficile attuazione del supporto tra donne. E soprattutto, e che non è solo delle donne in detenzione, è anche di molte donne, l'incapacità di pensarsi come portatrici di diritti. Questa è una delle tabelle utilizzate per sintetizzare la valutazione di impatto. E come si può vedere, ci sono stati degli esiti significativi, per esempio sul coinvolgimento emozionale che ha riguardato soprattutto il target delle donne, ma anche quello degli operatori. L'impegno per l'azione di cambiamento, e qui abbiamo espresso la valutazione degli esiti in termini di più, in termini qualitativi, per essere congruenti col progetto stesso. E si è visto anche qui un aumento di consapevolezza e di impegno, e le proposte fatte per un livello ottimale di cambiamento, che ovviamente queste sono, come dire, le più difficili, perché le proposte per un livello di cambiamento non dipendono ovviamente dal progetto, ma dipendono da fattori di contesto molto più vasti. Il secondo aspetto che vi volevo far vedere è che cosa è successo
sul lavoro di rete e il rafforzamento delle possibili partnership. E qui questi sono alcuni degli indicatori che si sono utilizzati. Si può vedere come il progetto, oddio, ecco, no, non vedevo più lo schermo. Come progetto non solo ha messo le basi per nuove fasi e quindi nuove partnership per nuove fasi, ma per esempio ha visto la possibilità di rimappare non solo il sistema carcere, ma anche i legami con la comunità esterna, l'influenza del progetto sulle scelte di vita e ovviamente le risorse disponibili che non potevano essere identificate prima, ma una cosa interessante è questa sulla percezione dei rischi. Cosa significa? Rischi sia di natura soggettiva che di natura oggettiva, cioè alla fine di un percorso. Come è possibile spendere le consapevolezze e le conoscenze acquisite? E questo è il rischio maggiore, che è un rischio oggettivo perché può darsi che l'esterno non te le riconosca, ma è anche un rischio soggettivo se te come donna non sei consapevole di averle e quindi ti diventa una minaccia per la spendibilità di quello che tu hai raggiunto. Essere consapevoli di questo è una cosa estremamente importante alla fine di un percorso. Ultima tabella, il tipo di impatto, spero che la vediate, diretto, indiretto e prevedibile, che è il vero nocciolo della valutazione d'impatto. Allora, a nostro avviso, e avendo fatto un lavoro veramente sforzandosi di avere uno sguardo, anche se partecipe, ma anche distaccato per poter vedere punti di forza e criticità, l'impatto diretto è ovviamente palpabile perché le differenze si vedono anche nelle stesse narrative espresse alla fine del progetto, quindi l'aumento di conoscenze e di competenze, l'aumento di consapevolezza si vede nel come le protagoniste parlano di sé. L'impatto indiretto, che è rintracciabile in tutta la disseminazione veramente molto attenta e molto vasta che è stata fatta sia tra i professionisti, perché è anche importante far crescere il sapere teorico su questi temi, perché non è così diffuso come si pensa, e nella collettività. Sono state elaborate le linee guida come impatto prevedibile a lungo termine e si sono individuate delle policies perché i cambiamenti auspicati vanno anche sostenuti istituzionalmente e questo è una possibile criticità. E come ho scritto nella figurina, sia le policies che l'attuazione delle linee guida ovviamente non sono imputabili a un progetto, dipendono dal contesto sociale e politico più ampio. Anche in un progetto perfetto, dipende dalla sponda politica che hai all'esterno. Ultimo, per concludere, ci sono alcuni messaggi chiave che erano nel progetto e che sono anche ripresi e discussi nell'elaborazione che ha portato al libro che presentiamo oggi. Intanto l'importanza e la fattibilità dei laboratori di self-empowerment. Una cosa che a me è interessato molto è il meccanismo di minorazione, infantilizzazione, che si accompagna anche alla privazione dell'affettività e della sessualità, che colpisce le donne e che mina il loro potere, rendendole incapaci di essere presenti come portatrici di diritti. E questo è un aspetto molto interessante, che già era venuto fuori anche dalle
le ricerche precedenti e le pubblicazioni precedenti di Grazia e Susanna. L'altro aspetto che a me interessa molto è questo, il bisogno di superare la cultura deresponsabilizzante. Allora, il nodo è che se io imposto il trattamento e anche il trattamento educativo in termini di cura e cura di qualcosa di malato, e nelle donne questo aspetto di le donne madri, questo aspetto di patologizzazione viene giocato molto. Se io lo imposto come cura e come correzione, instauro un meccanismo deresponsabilizzante, che è quello che ancora di più diventa un rischio nel momento del reinserimento, in cui la responsabilizzazione è anche quello che fa sì che tu faccia delle scelte congruenti per te e anche per il contesto in cui ti inserisci. Per cui questo nodo l'ho trovato particolarmente complesso e di grande interesse, sia teorico che operativo. E poi chiaramente il trattamento come diritto e l'attenzione alle differenze di genere, che anche in campo formativo si vede una strutturale, come dicono le autrici, carenza di attenzione nei confronti delle donne. E quindi, per concludere, mi pare, e credo di avere anche, come dire, le menti per dirlo, che intanto si è visto l'efficacia del lavoro svolto e la fattibilità di interventi empowering basati sulle risorse, pur in un'istituzione totale, diversa, depersonalizzante e affettiva. Poi, per chi ha curiosità di tutto il resto, la relazione completa è ovviamente nel report di progetto che è nel sito della Società della Ragione. Grazie, mi fermo, credo di essere stata nei tempi. Ok. Grazie Patrizia, grazie davvero, sia perché avere un feedback di questo tipo è veramente utile anche per l'elaborazione che poi abbiamo fatto, come giustamente hai ricordato, delle linee guida, essendo un progetto pilota che poi ha proprio l'intenzionalità di essere riprodotto e poi costruire su questo progetto un modello poi da riproporre anche a livello nazionale, anche in altri contesti. Se no vengo sgridata da Leonardo Fiorentini. Sul sito non solo può essere scaricato il rapporto corposo di Patrizia, ma si può richiedere il libro dietro un contributo di 15 euro e vi viene spedito direttamente a casa. Prima di passare la parola a Cecilia, due parole un attimo che non avevamo fatto in precedenza per contestualizzare il tipo di intervento, cioè come sono stati svolti e effettuati questi laboratori. Sono stati condotti innanzitutto da Susanna e Liz O'Neill, che so che ci sta ascoltando anche se non la vedete. È stata la parte di intervento dopo che ha seguito la parte invece di ricerca qualitativa con interviste alle donne detenute in entrambi i carceri e anche ai testimoni privilegiati, agli operatori che operano sia a Pisa Don Bosco che a Sollicciano. I laboratori sono stati svolti in entrambi i carceri per 6 settimane consecutive, una volta a settimana, quindi per un totale di 12 incontri, 6 in ciascun carcere, e hanno avuto un'ampia partecipazione e una durata più o meno di 2 ore ciascuno, 2 ore, 2 ore e mezza, poi dipendeva. Sarà interessante magari se Susanna vorrà raccontarci un po' anche le differenze tra Pisa Don Bosco e Firenze Sollicciano, il coinvolgimento, quali sono stati gli ostacoli principali. Cecilia, noi avevamo avuto ci siamo un po' confrontati su come presentarti con la tua grande esperienza in molti campi, soprattutto per tutte le questioni femminili. Ricordiamo il blog Femministerie fondato con altre amiche
e colleghe femministe nel 2015. Va bene, grazie. Allora, intanto mi fa molto piacere presentare il Carcere delle donne, questo libro. Ero stata coinvolta anche nella presentazione di Decluse, quindi mi sembra di essere come una testimone del lavoro che da anni, in modo veramente serio e coerente, Susanna Ronconi e Grazia, con altre partner, alcune sono qui, appunto Serena e la stessa Patrizia, stanno portando avanti. E voglio anche dire che io non mi occupo di carcere e comunque questo libro non è solo per chi si occupa di carcere, cioè mi è piaciuto leggere Recluse, mi è piaciuto leggere questo libro, come ha detto prima di me Patrizia, è un libro in cui c'è anche una meta teorica, no? Su quello che una riflessione su quello che è stato il progetto e sulle proposte che da quel progetto possono emergere. Quindi, diciamo, la cosa che già mi ha appassionato, sia di quella ricerca, che era una ricerca, come ha ricordato Serena, del 2013, e che partiva, era una ricerca sugli atti di autolesionismo e suicidi in carcere delle donne detenute. E che viene restituita anche quella con una discussione con Luisa Boccia, quindi una discussione, una rielaborazione, una restituzione che è anche una rielaborazione che attraverso la ricerca sulle detenute interroga l'identità femminile, non solo delle detenute. E però da quella ricerca io penso venga anche fuori questo progetto sull'empowerment, come meglio di me ha detto su self-empowerment, ha detto Patrizia, è una cosa molto particolare, non per niente scontata, soprattutto in un'istituzione totale. Perché parla anche perché è importante, perché parla anche a chi per lavoro, per passione, per competenza non si occupa della detenzione. Intanto perché la prova che parlare della detenzione è parlare di noi, è parlare della nostra società, è parlare della nostra cultura, e quindi non è davvero un mondo a parte. Poi perché in questo perché fa nel luogo dove la cosa è meno come dire perseguita, perché appunto quello che il carcere fa è esattamente spogliare dell'identità, provare a fare no, tabula rasa di quello che sei e rieducarti alla norma, è anche una modalità, un'operazione che invece investe tutto sull'autodeterminazione e sulle risorse di sé, su di sé e sul sapere anche su di sé, che cosa non semplice anche fuori dal carcere. Quindi è ragionare su come questo si fa, su come funziona, su come questo può essere, sull'efficacia. Patrizia ci ha fatto vedere anche in termini poi di quello che hanno guadagnato le donne che hanno partecipato ai laboratori e anche poi da questo progetto emergono delle proposte di politiche. Io credo che sia importante proprio come metodologia. E diciamo che Grazia e Susanna, Grazia Zuffa e Susanna Ronconi si dividono un po' i compiti, no? Assieme a Serena, dove c'è la spiegazione del progetto, e poi c'è un capitolo in cui Grazia interroga di più l'identità delle donne e che cosa significa rispetto a corporeità, sessualità, la maternità, no? Che cosa emerge da questo lavoro, un capitolo invece curato da Susanna un po' il paradosso di lavorare sul self-empowerment in carcere. C'è un dialogo molto serrato col libro Asylum di Hoffman. Cioè, Susanna quasi percorre, diciamo, l'ossimoro di fare questo lavoro lì dentro, con la consapevolezza che c'è in tutto il libro,
a iniziare dall'introduzione di Tamar, che in realtà, diciamo, l'orizzonte è quello abolizionista, cioè il carcere non è fatto per la risocializzazione, per l'empowerment, cioè perché tu stai lavorando in contraddizione rispetto all'istituzione in cui sei, e però è possibile attraversarlo mettendo in essere delle pratiche di resistenza, di empowerment, possibilità di cambiamento. E, quindi diciamo, secondo me, e tra l'altro l'intervento di Patrizia dimostra che questo, no, le slide, come ha funzionato, che questo è possibile. Quindi per me precipitano, e sono molto, insomma, mi ha appassionato per questo, tre questioni dentro questo libro. La questione del carcere, che ho detto, il rapporto con l'esterno, insomma anche le proposte che ci sono alla fine, che Susanna fa, di utilizzare anche il fatto che la detenzione, la popolazione femminile in carcere sia una minoranza della popolazione, fino ad oggi è una forma di, come dire, penalizza spesso le donne per le progettualità, perché come dire, non conviene investire su quella popolazione, può essere invece rovesciata come un luogo in cui si possono sperimentare altre cose. E così come bisogna rafforzare i rapporti con l'esterno, con insomma tutta una serie di proposte anche molto, come, molto operative, che, come diceva Patrizia, hanno poi bisogno di politiche globali. E non mi sembra, se dobbiamo, come ci diceva Serena, contestualizzare anche all'oggi questo libro, praticamente tutta la discussione anche rispetto all'emergenza in questo paese è diventato il fatto che sono stati fatti uscire dei boss, cioè quindi la discussione sul carcere è proprio di carcere, non si è solo una questione di sicurezza e del fatto che l'emergenza è servita a far uscire dei mafiosi, ma proprio, come avete visto, con paginate e paginate che a questo punto rendono impossibile fare una discussione serena e veritiera su quello che sarebbe servito, no, per intervenire davvero rispetto all'emergenza Covid-19 e nel carcere. Quindi c'è la vicenda del carcere, la vicenda delle donne, come sono forti i modelli ancora e gli stereotipi attraverso la cosa che c'era già alla fine del libro di Recluse, no? Nel ragionamento con Boccia, quanto il materno sia ancora così importante. Da un lato è una richiesta che ti viene come quello che tu devi essere, dall'altro per tante detenute anche giustamente è una risorsa, perché è quello che tu non sei rispetto al crimine, al motivo che hai commesso, al motivo per cui sei in carcere, e però è anche è ancora un eccesso di responsabilizzazione delle donne, il metro di giudizio, no, che per cui tu come cittadina ancora su quello ti misuri, la cosa che ti viene chiesta e la cosa a cui ti rieducano, mentre c'è diciamo nessuna responsabilizzazione maschile. C'è un passaggio molto bello anche sul fatto che per tante donne la detenzione significa che si rompono i legami familiari, no? Il fatto che loro non sono presenti, e lo stesso appunto se è detenuto è un uomo, ma poi non c'è nessuno interrogarsi su che cosa significa essere donne fuori dalla dimensione materna, quali sono le risorse, quali sono appunto le cose che ti possono dare forza. Questo da un lato, dall'altro poi nella concretezza ancora tantissima carcerazione dei bambini e difficoltà delle madri a vedere i propri figli, a poter uscire, cioè in realtà poi a poter davvero essere madri anche dentro la detenzione.
E poi, e legata a questo, la terza cosa che secondo me viene fuori molto, molto bene è la riflessione sulle politiche sociali, e che io trovo modernissima anche dentro questa emergenza. Cioè, possono le politiche sociali non essere politiche, cioè essere politiche di sostegno all'autodeterminazione delle persone, o le politiche sociali finiscono sempre per cristallizzare la dipendenza, o per, come dice Grazia, mi sembra che sia il capitolo suo, ossificano la simmetria di potere. E, cioè, si può fare un ragionamento sulla fragilità che non sia appunto cristallizzare la dipendenza, ma sia davvero una relazione che è costitutiva, che di cura, che è un bisogno costitutivo delle persone, ma che è reciprocità e che quindi si può declinare anche in termini di diritti, che è un po', io credo, la grande questione femminista, cioè la grande questione, perché questo è un libro femminista, e non solo perché parla delle donne detenute, ma perché lo scrivono, cioè, due persone che hanno uno sguardo, una pratica femminista. E quindi io penso che questa declinazione di termini come cura, relazione e diritti sia centrale anche, visto che Serena ci invitava, nell'emergenza che stiamo vivendo, nella pandemia, nell'esperienza della malattia, come lo è nell'esperienza della detenzione, nell'infantilizzazione sempre di chi sta in una posizione in cui deve chiedere. Nella mia esperienza di assessore alle politiche sociali per 3 anni in Comune di Roma, l'infantilizzazione è la forma più, diciamo, diffusa di prendere sul serio il bisogno dell'altro. E quindi adulti disabili a cui viene dato del tu, che vengono trattati come bambini, come se non avessero, no? E questo è l'infantilizzazione dentro il carcere, viene raccontata e vissuta, la domandina, il fatto che non disponi di nulla, non disponi di nulla. E c'è una quando l'operatrice o l'agente non fa questo, voi lo dite in riferimento alle nuove generazioni di polizia penitenziaria, no? Che sono formate diversamente, che magari sono più rispettose, però quel rispetto sembra quasi una distanza, cioè non, no, in relazione alla possibile empatia che è un vecchio approccio un po' appunto infantilizzante sembra avere con la detenuta. Questa è una cosa, è davvero forse la cosa, quando Patrizia diceva non c'è formazione su questo, io credo la cosa che più deve cambiare nell'approccio all'altro, anche di chi opera in questi settori, e su cui secondo me è un paese fermo. Giustamente si critica come molto spesso il servizio sociale territoriale utilizza l'interesse preminente del minore in contrapposizione, cioè non servizio, tutto il sistema, l'interesse preminente del minore in contrapposizione al diritto della madre, e spesso non c'è una disponibilità, no, a rafforzare la relazione madre-bambino, soprattutto se lei è una detenuta. Qui c'è un problema sicuramente culturale, appunto, ma c'è anche un problema all'esterno, come nel carcere, di risorse grandissime, cioè sono pochissime gli assistenti sociali, spesso sono anche sole, no? Mi è capitato in questa esperienza di assistenti che dovevano magari andare fuori regione per seguire situazioni simili, e in realtà il comune non giustificava il loro viaggio, quindi avrebbero dovuto farlo a proprie spese. Quindi, diciamo, c'è tutta una riflessione sulle politiche sociali, sul nesso tra cura e dimensione della libertà, che a me sembra molto, che il carcere aiuta a vedere fortissimamente, perché precipita in maniera radicale dentro al carcere, e che questo libro affronta, e che credo sia una cosa molto, molto utile per tutte e tutti. L'ultima cosa che voglio dire
proprio perché io non mi occupo di carcere, io ho scoperto con questo libro che non si possono truccare quando vogliono e come vogliono. Allora, ne discutevamo anche quando abbiamo presentato Recluse, no? Ci sono delle ottusità della burocrazia che poi dentro il carcere diventano feroci, no? Questa è una cosa, dice tutto del corpo, della mortificazione, del fatto. Io la prenderei anche, io farei una campagna per il rossetto libero, che poi dietro ci sta tutto, cioè, però pensiamo, non lo so, lo proporrò al Femministeria, cioè io penso che sia proprio quella roba, quello che fa la goccia che fa traboccare il vaso rispetto a un modello di trattamento delle persone. Mi fermo qui. Grazie tantissimo Cecilia, hai toccato dei punti fondamentali, se non tutti i punti fondamentali che emergevano, pur essendo un libro molto denso dal volume. Volevo soffermarmi accetto, sì, sono molto d'accordo, facciamo una battaglia al rossetto libero perché emerge in maniera lampante dal libro quanto la sofferenza aggiuntiva, oltre a la privazione della libertà personale pesi e di fatto sia la questione preponderante che poi crea un disagio e una difficoltà enorme, non solo alla donna detenuta, ma ai detenuti in generale. E su questo volevo ricollegarmi. Tu dicevi giustamente che probabilmente chi non mastica molto di carcere, non conosce il mondo penitenziario, quando sente che le donne detenute sono soltanto una parte residua e marginale di tutta la popolazione, istintivamente la sensazione principale potrebbe essere quella: ok, allora possono avere un'attenzione maggiore, sono meno, il governo del fenomeno può essere in senso migliorativo. E invece no, evidentemente non è così. E allora l'altra proposta potrebbe essere questa, quella di non cercare più di calibrare il carcere femminile su quello maschile, cioè non deve essere una rincorsa a cerchiamo di rendere il carcere femminile almeno al pari di quello maschile, ma al contrario. Il progetto pilota aveva proprio questo intento qui, ovvero sia sperimentare con degli approcci innovativi delle strategie di resistenza che possono diventare a questo punto, quindi ribaltando la prospettiva, un volano per il carcere maschile, il miglioramento al femminile per ripensare il carcere. E quindi ti ringrazio molto per questi spunti. Passo volentieri la parola a Giusy, dicendo però prima che per chiunque volesse porre delle domande c'è la possibilità di scriverle nella colonna di destra e poi via via le leggerò e potremo rispondere, passeremo la parola alle nostre relatrici e ai prossimi interventi. Giusy Fornari, che non vediamo ma sentiremo, docente di storia della filosofia e assessore dei beni culturali. Ciao Giusy. Ciao, mi sentite? Sì. Allora, ciao a tutti, grazie per avermi coinvolto in questo bellissimo momento di incontro femminile, mi pare, perché la maggior parte siamo donne, e che comunque so che siamo seguiti da tante, quindi saluto anche tutti gli amici che ci stanno seguendo. Voglio dire innanzitutto grazie a Grazia e a Susanna per avermi coinvolto nella presentazione di questo libro che ho letto molto volentieri. Anch'io, come già Cecilia, ho avuto il piacere di presentare le recluse proprio qui a Messina, nella casa circondariale di Gazzi, alla presenza delle
tenute di alta sicurezza con Cecilia, ed è stato con Grazia, ed è stato un momento di vero interesse per loro e per tutti noi. Quindi sono molto contenta di essere di nuovo qui con voi a discutere di un argomento che secondo me non è solo di interesse per quanto riguarda la questione carcere e la questione femminile, ma è un volume e un lavoro che ha un profondo interesse di tipo culturale, di tipo sociale, di tipo direi anche antropologico. E per cominciare questo mio discorso vorrei partire da un breve, diciamo, da uno scambio di opinioni, o perlomeno da uno scambio non troppo pacifico fra Hannah Arendt e Gershom Scholem a proposito di Eichmann e della condanna o meno che doveva essere inflitta da Eichmann. Gershom Scholem, quando uscì il volume La banalità del male, attaccò violentemente la Arendt per non aver, a suo avviso, non essere stata molto obiettiva nei confronti dell'apporto di come gli ebrei stessi si erano comportati durante il periodo appunto della Shoah. E Hannah Arendt scrive così a proposito proprio di Eichmann: la grazia era fuori questione. Cioè, siccome Scholem accusava l'Arendt di non aver abbastanza voluto la condanna totale di Eichmann, e di essere stata anzi piuttosto piuttosto discorsiva su questa questione. E l'Arendt dice: la grazia era fuori discussione, non sul piano giuridico, ma perché la grazia si applica alla persona piuttosto che all'atto. La grazia non perdona l'omicidio, ma grazia l'omicida, in quanto la sua persona vale più di tutto ciò che gli ha potuto fare. Nel caso di Eichmann, la persona non era graziabile, doveva essere condannata. Perché sono partita da qui? Perché mi pare che il testo mette proprio al centro dell'attenzione proprio questa totale differenza che c'è fra il reato in quanto reato e la persona in quanto persona. Del resto c'è un antico episodio riportato appunto nel Vangelo di Giovanni, in cui appunto il discorso dell'adultera, quando Gesù, sollecitato dagli accusatori a condannare l'adultera, dice la famosa frase: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Dopodiché quando tutti vanno via, esorta la donna ad andare via dicendole: va e non più peccare, no, e non peccare più. Quindi scioglie praticamente, sorvola, non assolve il peccato, ma assolve la persona. E mi pare che al centro di questo, del volume, c'è proprio questo, la centralità della persona, al di là proprio del ciò che ha commesso, al di là di dove si trova, la centralità della persona come soggetto di diritto e l'emancipazione della persona come soggetto di diritto. E questo mi pare che sia il punto centrale, per cui credo che l'inchiesta abbia, al di là di un significato strettamente connesso alla situazione delle carceri, alla situazione delle detenute, alla situazione delle donne detenute, abbia un valore di centralità culturale, di centralità filosofica, di centralità antropologica sulla figura della persona umana, che viene prima dell'essere cittadino, che viene prima dell'essere colpevole o non colpevole, e che è al centro della nostra Costituzione, la quale vede nella pena carceraria
un momento di una possibilità di recupero, condannando quindi in qualche modo la colpa e non la persona, e vedo un momento di possibilità per la persona di rientrare nella società. Chiaramente qui viene messo anche in discussione la difficoltà di coniugare quello che è la funzione in qualche modo di guardiano della sicurezza che una istituzione statale affida alle carceri e che una società pretende di avere dall'opera dello Stato, da quello che invece è la funzione, che qui abbiamo chiamato la funzione del rispetto della dignità umana e della centralità della persona, che deve essere messa al centro dell'azione proprio penitenziaria stessa. E quindi naturalmente entrano vengono fuori non soltanto le questioni di genere, quindi la posizione particolare delle donne nelle carceri, la sua doppia colpa di essere una bambina cattiva e di essere una madre cattiva, di essere una madre che ha tradito, quindi di essere al tempo stesso cittadina che tradisce lo Stato e non rispetta la legge, e madre che ha tradito i figli e bambina cattiva che non ha saputo essere autosufficiente, non ha saputo gestire la sua libertà. E d'altra parte anche il concetto stesso di diritto, che deve essere certamente al suo interno un principio di giustizia, ma al tempo stesso deve essere coniugata sulla centralità anch'esso della persona umana. E credo che questo, quindi, questo dà un valore specifico, secondo me, al libro della Ronconi e della Zuffo, che lo fa diventare non soltanto un progetto realizzato sul campo e quindi che dà un'importanza, potremmo dire, di mappatura di quella che è la situazione reale delle condizioni delle detenute e come sono le carceri e cosa si può realizzare nelle carceri, cosa le carceri sono in grado di dare alle detenute in quanto persone, cose invece gli tolgono in quanto proprio persone, ma al di là di questo, secondo me, dà un contributo di chiarificazione a quelle che sono le esigenze di una società come quella nostra di oggi in crescita, che viene fuori da una soggettività di tipo moderno basata sull'astrattezza del diritto, coniugato più sul modello di un principio astratto di diritto, invece con un diritto che deve essere misurato su soggetti che si sono resi soggetti di diritto, che attraverso la loro azione realizzano i fondamenti stesso del diritto. E in questo senso ho trovato un richiamo estremamente interessante in uno dei più, diciamo, dei più attenti, secondo me, fra gli sociologi contemporanei, Alain Touraine, che in uno dei suoi ultimi libri, Noi soggetti umani, parla di diritti umani fondamentali come diritti di tutti gli esseri umani in quanto capaci di autocreazione e autotrasformazione di se stesse e del loro ambiente. E allora credo che sia questo quel modello di empowerment che viene qui nel volume, appunto nella ricerca della Ronconi e della Zuffa, portata avanti come un filo che guida tutta la loro ricerca, come una tensione verso cui deve muovere tutta l'azione del sistema carcere e dell'attenzione nei confronti delle detenute, le quali, a partire da sé, altro principio diciamo che è femminista, estremamente importante perché è la centralità della persona che rende il soggetto attivo e che lo rende soggetto di diritto. Ecco, al centro della ricerca è come guida, che è il filo di Arianna che tiene insieme tutto quanto il cammino, sia quello verso cui dobbiamo andare, sia quello da cui partiamo per coglierne le insufficienze e indirizzarne invece le potenzialità e per poterlo sviluppare. Quindi il
In particolare mi sono soffermata e mi è sembrata estremamente importante. Innanzitutto mi è piaciuto moltissimo anche questo termine di vita in transito che ho trovato spesso utilizzato, come avevo trovato utilizzato precedentemente nel volume precedente, come un modo di passaggio, cioè come un modo di liberarsi da una prigionia del passato, ma in qualche modo direi anche da una prigionia del futuro, quando il futuro non è visto se non come un proseguimento di ciò che è stato il nostro passato, quando il futuro non è progettato, più che progettato, non è realizzato attraverso passaggi di emancipazione di se stesse, di realizzazione del se stesso. Per cui sono d'accordo quando sento nel volume viene fuori non tanto l'idea di dover rendere, è certamente importante, non soltanto l'idea di dover migliorare il sistema carcerario, ma anche quello di depenalizzare. Perché forse troppi sono i cosiddetti, come sono, troppi sono i vincoli che a volte per ragioni che tengono imbrigliata la soggettività, sempre per paura della società, cioè la società si protegge creando tutta una serie di reati che forse sono reati minimi e per i quali sarebbe opportuno pensare a delle pene alternative che possono, nella libertà, ma in una libertà seguita, possono aiutare le detenute o i detenuti in genere, maschi o femmine che siano, a riappropriarsi della propria persona, della propria identità, o di appropriarsi più che riappropriarsi, perché a volte la ricerca dell'identità forse non è stata pienamente compiuta da soggetti che inizialmente si trovano in situazioni di fragilità sociale, di fragilità familiare, e via dicendo. Diciamo che la parte che mi ha interessato in maniera particolare certamente è quella di Grazia Zuffa, la quale non me ne voglia Susanna, perché anche quella di Susanna mi è piaciuta molto, ma diciamo per certe tematiche ho trovato più rispondente ai miei problemi e come dire, alle mie inquietudini, direi anche, certe proposte tematiche che sono venute fuori dalla ricerca di Grazia. Grazia infatti parla di sessualità, maternità, affettività in un'ottica che invita a camminare verso il carcere dei diritti. Ecco, a me è sembrato estremamente importante, già nel titolo stesso, l'esemplificazione che ci semplifica il testo stesso, cioè il titolo ci semplifica quello che poi dice il saggio di Grazia. La donna dice in un passaggio estremamente importante: la donna non è abituata a sentirsi un soggetto di diritto. Ecco, questo mi pare estremamente importante. Perché? Perché probabilmente la donna ancora oggi, nonostante si parli di una diciamo, realizzazione, di una piena realizzazione, o perlomeno di una realizzazione quanto mai più larga, se non altro a livello di enunciati dei diritti delle donne, in realtà le donne continuano ad avere al loro interno una difficoltà a sentirsi prima di tutto i cittadini. Molto spesso continuano a sentirsi prima figlie, madri, soprattutto prima madri, prima custodi delle famiglie e poi forse soggetti di diritti. Quindi tutto questo diventa molto più come dire, molto più pesante, molto più avviluppante quando le donne si trovano in carcere, quindi in una situazione oggettivamente di sofferenza, di deprivazione, di difficoltà,
a volte anche difficoltà economica, a parte che difficoltà affettiva, difficoltà di non poter disporre del proprio tempo libero, e noi in questo periodo abbiamo visto che cosa significa non poter disporre della propria libertà, e quindi ne possiamo comprendere la sofferenza. Molto appunto questo significa che a volte nelle donne, e nelle donne particolarmente fragili, manca un coscienza del proprio essere cittadine, e quindi la conquista di una coscienza del diritto significa anche una conquista a sentirsi prima persone, quindi cittadine, e all'interno di questo significa anche che questo non contrasta con il nostro essere donne, non contrasta con il nostro essere madre, non contrasta con il nostro essere delle persone che danno alla affettività un ruolo particolare. E da qui mi è sembrato anche interessante il discorso che fa sempre Grazia a proposito del concetto del concetto dell'affettività materna, quando parla di eccesso materno. Ecco, anche qui credo che ci sia molto da lavorare, e non mi pare che questo discorso sia da tenersi semplicemente nel chiuso delle carceri, ma credo che ci sia ancora, e spesso lo sento risorgere in maniera veemente, una sorta di retorica della maternità, una sorta di riconfinare l'identità della donna secondo una scala dei valori al centro del quale resta l'essere madre. Perché in effetti riflettevo leggendo l'altro proprio in questi giorni, leggendo una frase che è di Bevilacqua, quando scrive la lettera alla madre sulla felicità, c'è un passaggio in cui dice: cara madre, io cerco un ventre orgoglioso e umiliato per morirci teneramente, così come ci sono nato. Ecco, questa immagine, che è un'immagine del maschile, che in qualche modo esalta la maternità come qualche cosa di mistico, perché qualche cosa di misterioso, ma di grande, perché appartiene al momento della nascita e appartiene al momento della morte. Di questa immagine non sono in qualche modo affascinati non soltanto gli uomini, ma le donne stesse, le quali anche esse sono figlie, anche esse chiedono nella loro nascita e nella loro morte di tornare in questo luogo del ventre materno. Questa però questo fatto antropologico, che ha una sua bellezza, che ha una sua verità, che ha una sua forza, non può diventare però il fatto dominante, non può diventare il fatto sacrificante da far sentire le donne colpevole per tutto ciò che avviene, sia nell'ambito, spesso anche nell'ambito della famiglia, nell'ambito dei figli, per cui le madri e le madri detenute molto spesso si sentono cattive madri e quindi insignificante è prive di un'identità del femminile. E questo mi pare un tema estremamente delicato, estremamente interessante, su cui credo che ci sia molto da lavorare, soprattutto in culture che hanno sempre enfatizzato, in culture mediterranee, che hanno sempre enfatizzato il ruolo della madre, di cui in qualche modo le donne stesse sono gelose e non vogliono lasciare andare via. D'altra parte mi è sembrato estremamente importante anche quello che ha detto Grazia Zuffa a proposito della genitorialità, cioè del fatto a volte delle liti o del fatto che si tenda ultimamente a ritenere il ruolo del padre, soprattutto nelle divisioni, tale quale quello della madre. Per cui mi rendo conto che la situazione è molto complessa, ma che va trattata con delicatezza, e che mi pare che abbia un significato che va oltre le mura e che interessa tutta quanto, non soltanto il rapporto femminile maschile, ma anche l'immaginario, il simbolico che è alla base della società e della comunicazione, che poi è alla base anche dell'immagine con la quale la donna vede se stessa, la quale spesso si guarda attraverso se stessa, ma spesso si guarda attraverso lo sguardo dell'altro così come la vede. Un ultimo punto che vorrei dire è a proposito dell'etica della cura. Anche qui c'è, secondo me, Grazia dice delle cose importantissime, e dice delle cose importanti
Presenta la cura anche qui nella sua doppia ambiguità. La cura è certa, la doppia ambiguità è stato messo già in evidenza precedentemente sia da Cecilia che da Patrizia, quindi non ci torno più di tanto. E la cura naturalmente è prendersi cura dell'altro, cioè il riconoscimento dell'altro, ma dovrebbe essere un riconoscimento non dell'altro come inferiore, come colui che dipende. Anche qui molto spesso nell'etica della cura, penso alla Gilligan, per esempio, penso a come è stato piuttosto visto come uno specifico del femminile, come un paradigma che deve partire dal materno. Anche qui, in qualche modo, creando una sorta di mistica della cura, laddove la cura è invece un'attenzione all'altro. Dove la fragilità però non è una fragilità, a partire dalla fragilità, e dove la fragilità non è l'elemento semplicemente femminile, ma è l'elemento dell'esistenza in quanto esistenza, dell'umano in quanto umano. Quindi io qui direi che parlerei e cercherei di, a partire dall'etica della cura, portare avanti un paradigma che è l'etica del dono, che forse ancor più che della cura. Ha un significato che va oltre il mero antropologico, ma investe la società secondo un nuovo paradigma che non è quello dello scambio per l'utile, per l'interesse, ma è quello dello scambio come dono. E lo scambio come dono presuppone che le parti si considerano uguali. E quindi in questo senso anche il discorso che viene dalle carceri, l'esperienza che si fa nelle carceri, dove appunto viene addirittura impedita la cura di se stesso e dove la cura è vista sempre come dal superiore all'inferiore, e potesse entrare invece questo paradigma del dono. Voglio concludere con un ultimo richiamo a Susanna Ronconi, la quale secondo me ha senz'altro fatto vedere in maniera forte, ha indicato le vie opportune e in maniera forte quali sono le vie attraverso le quali si può avviare un processo di self-empowerment, e penso, io sono tante, cioè al fatto che la donna deve sapersi cogliere in tutti gli aspetti che la rendono capace, e che la rendono capace di essere come vuole essere, come desidera essere, perché come desidera essere, infatti, la Ronconi parla di io ho dei desideri, io sono capace, io sono tante. Infine, nella parte dell'appendice, che è estremamente interessante, ritorna il tema della sessualità, che era stato fortemente trattato in maniera, diciamo, forte, in maniera significativa, come un diritto ad essere un diritto umano, uno dei diritti, primi dei diritti del rispetto dell'uomo e della dignità dell'uomo e della dignità della persona, ritorna nella parte finale. E ho trovato che in questa parte finale c'è un punto estremamente importante che, se per me, mi permettete, mi pare che sono, non so se sono nei tempi, e vorrei concludere rileggendolo, in cui appunto i due diciamo, curatori dell'appendice, Stefano Anastasi e Franco Corleone, dicono una cosa, secondo me, estremamente importante e che va posta alla base di tutto il discorso, cioè il rispetto della sessualità e il rispetto e per un carcere che sia rispettoso dell'esigenza dell'affettività, che si esprime anche attraverso l'effettività, rinvia ai diritti fondamentali, i quali si devono dare nel rispetto della dignità della persona, che non implica soltanto che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, ma impone che l'esecuzione della sanzione sia concepita e realizzata in modo da consentire l'espressione della personalità dell'individuo e l'attivazione di un processo di socializzazione che si presume essere stato interrotto con la commissione del fatto del reato. Ecco, qui c'è un passaggio estremamente positivo da una concezione negativa del diritto, come ti impedisco di fare,
o non fare, ha una concezione positiva, in questo caso non nel senso del diritto positivo, ma positiva dell'idea del diritto, che è quello che mi deve dare l'opportunità di essere ciò che io sono, nella dignità dell'essere umano. In altri termini, anche qui voglio chiudere con quello che ho detto all'inizio, la regola d'oro che c'è nel Vangelo, che mi dice, non mi dice semplicemente non fare agli altri quello che non vuoi, che vuoi che non sia fatto a te, ma mi dice anche altri quello che vuoi, che volesse, che quello che vuoi fosse fatto a te. Quindi uno scambio in positivo dove il tramite della relazione sia la promozione della persona e la sua realizzazione. E secondo me in questo senso il volume di Susanna Ronconi, di Grazia Zuff, sono una testimonianza sul campo di quelle che magari, come ho detto, come ho potuto esporre io, possono sembrare delle affermazioni di principio, delle affermazioni delle buone intenzioni, laddove invece qui vengono studiate, messe sul campo e fatte vedere nella loro pratica reale, dove le carceri diventano uno specimen per poterlo poi applicare in positivo come regole che possono giovare anche alla convivenza sociale. Grazie. Grazie mille, Giusy, grazie per il tuo intervento così corposo. Poi magari mi sono segnata alcune cose, le riprendiamo alla fine se abbiamo 10 minuti in più. Passo subito la parola invece a Gioia Ghibaudi del gruppo Abele, che si è occupata per molto tempo anche di reinserimento lavorativo. Quindi, ciao Gioia. Ciao, ciao, ciao. Ringrazio per questo invito a partecipare a questa presentazione del libro che mi è piaciuto tantissimo per alcuni motivi. Il primo è che si parla della carcerazione femminile, ma che in effetti porta ad una riflessione sul carcere tutto ed è trasponibile anche rispetto alla carcerazione maschile. Ci sono degli spunti che vanno assolutamente, come dire, meditati, ripresi e fatti valere anche per la carcerazione maschile. Ma non solo, nel senso che a me è sembrato che in questo libro queste riflessioni possano essere trasferite anche rispetto a tutte quelle realtà che si occupano in qualche modo delle fragilità delle persone, perché anche in queste realtà il problema dell'infantilizzazione è un problema elevatissimo. E anche lì molte volte la relazione d'aiuto di cui abbiamo, insomma, siamo stati formati a questa benedetta relazione d'aiuto che ci esce dalle orecchie, però troppo spesso è una relazione che rischia di infantilizzare, perché è giocata sempre e spesso malamente su termini di potere tra l'operatore e chi invece ha meno opportunità. Rispetto al discorso della detenzione femminile, mi sembra che il fatto che il carcere sia pensato al maschile è vero sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista trattamentale. Lo sappiamo, prima si diceva le donne sono di meno, numericamente molto meno, e quindi paradossalmente uno penserebbe che potrebbero avere delle opportunità migliori. In realtà sappiamo benissimo che non è così, anzi. Intanto le opportunità e le attività che vengono offerte a queste donne sono comunque opportunità sempre molto stigmatizzanti. Cioè, pensiamo ai corsi professionali. Al di là dei corsi di cucito e di cucina, mizzica, non c'è niente. Che palle, scusate, ma è veramente pazzesco questo. Le donne che vanno all'università, che possono fruire di corsi universitari o di corsi di scuola media e superiore, si contano sulla punta delle dita. E mi sembra che questo
non possa essere giustificato solo dal fatto che le donne in carcere sono donne per lo più rom, per lo più straniere, perché anche le rom e le straniere possono accedere comunque allo studio, ad un'attività lavorativa che sia veramente propedeutica a un lavoro esterno, cioè voglio dire un'attività lavorativa che sia un lavoro vero. Che non sia un laboratorio in cui si fanno bambole o si fanno cosette così che poi si vendono ai vari mercatini, perché questo non aiuta, non rispetta la persona. Ed è proprio su questo discorso del rispetto, che mi ha fatto molto riflettere, mi ha molto colpito una frase detta da una donna, una frase che è riportata a pagina 34 del libro. Quando questa donna dice qui mancano due parole, diritti e rispetto. È proprio così. Il rispetto è un miraggio in carcere, è veramente un miraggio. Mi sono venute in mente alcune cose che aveva detto il filosofo israeliano Margalit. Lui diceva questo, che una società decente è una società in cui le istituzioni non umiliano le persone. Ecco, in carcere l'umiliazione è all'ordine del giorno, è la regola, perché infantilizzare le persone vuol dire umiliarle, vuol dire non riconoscerle, vuol dire non permettere a loro di riconoscersi. Si parlava prima delle donne, del fatto, che le donne si giocano in tanti ruoli. Le donne hanno bisogno di continuare a riconoscersi in tutti questi ruoli, ma il carcere non glielo permette proprio. Anzi, è un carcere che anche nell'arredo, caspita, infantilizza tantissimo. Come abbiamo detto, le opportunità che vengono offerte loro sono veramente opportunità, minime. Non ci sono corsi di formazione professionale e anche i lavori sono lavori per lo più lavori di pulizia o lavori di sartoria o lavori di lavanderia e trovare all'esterno delle ditte che sono disponibili comunque ad accogliere donne che potrebbero fruire di misure alternative avendo un lavoro anche all'esterno. Si trovano ditte sempre con dei lavori che sono poco qualificati, lavori qualificanti a disposizione ce ne sono molto poche. Un'altra riflessione che mi veniva da dire è che in questo libro si vede chiaramente che, cioè, emerge, mi sembra con molta forza, che il diritto che è più negato è proprio il diritto all'autodeterminazione, alla faccia dell'articolo 3 della Costituzione italiana che dice che è compito della Repubblica promuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo pieno della persona umana. E questo significa proprio che se non permettiamo questa autodeterminazione, di nuovo umiliamo le persone, di nuovo non permettiamo loro di giocarsi nei diversi ruoli che nella vita occupano, è vero, figlia, madre, sorella, ma anche compagna, ma anche lavoratrice, ma anche amica, ma anche persona in grado e capace e con la possibilità e le competenze per dare degli stimoli, per dare degli aiuti ad altri. Non è che la pena cancella tutto questo. In realtà, o meglio, non è che la pena dovrebbe cancellare tutto questo, in realtà la pena di fatto cancella. E anche perché le relazioni vengono in qualche modo castigate, nel senso che intanto c'è un discorso di territorialità, essendo poche le carceri femminili, per fortuna, e comunque molto sovente le persone ristrette di dentro sono ristrette lontano dai luoghi di origine, quindi mantenere i rapporti con le famiglie, con i figli è sempre molto difficoltoso e può essere decisamente molto difficoltoso. Cioè io ho visto donne che
avevano colloqui mensili e altri che erano mesi che non riuscivano a vedere un parente, un figlio, proprio per la lontananza. Quindi c'è questo problema dell'ostacolo legato al territorio, ma c'è anche un problema legato all'ostacolo dei permessi, perché i permessi, secondo l'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario, sono intanto concessi, bella questa parola, concessi, quindi non è più un diritto ma è una concessione, per eventi familiari di particolare gravità, oppure, come dice l'articolo 30 ter, sono permessi premiali. Quindi non sono dei diritti, per poter fruire di questi permessi devi comportarti bene, cioè devi comunque rispondere non ad una logica di tuo... Di fare del tempo della pena un tempo anche utile alla tua autodeterminazione, al tuo disegno di vita, quello che vuoi fare, i tuoi desiderata. No, il permesso è legato a quanto tu sei brava a rispettare le regole. Quindi, di nuovo, sei ridotta comunque ad un ruolo molto passivo. Sei degna di un permesso, non ti umilio se rispetti le regole. Quindi anche in questo senso mi sembra che non ci sia un riconoscimento, che ci sia questa umiliazione continua della persona. Questo vale per gli uomini e vale per le donne. Si parlava del rapporto con i bambini, delle detenute madri. Intanto c'è da dire che le case famiglie protette, che forse sarebbero un'istituzione che potrebbero permettere alle donne e ai bambini di vivere il periodo della pena in un luogo che non abbia le caratteristiche anche fisiche del carcere, che è terribile, però ce ne sono solo due in Italia, una a Roma e l'altra a Milano, dopodiché Nisman, non sono state istituite. E con questo discorso dei permessi concessi solo per gravi motivi o concessi solo per premialità, se una donna desidera comunque continuare ad occuparsi del figlio, a prendere parte come può della vita dei propri figli, magari partecipando ad un momento importante, che può essere un compleanno, che può essere, che ne so, una laurea, che può essere comunque un momento significativo della vita del figlio, non può, perché non c'è il grave motivo. E questo mi sembra estremamente penalizzante. E poi chiudo perché siamo in tanti a dover parlare, mi sembra che se no rischiamo di tirare troppo per le lunghe. Ancora una cosa, mi sembra che tra le donne detenute ci siano delle donne emarginate fra le emarginate. E queste sono le donne straniere, le donne rom, le donne senza dimora, le donne che hanno problemi di dipendenza, le donne che hanno problemi di salute psichica. Allora, sappiamo che le Rom sono penalizzate, anche hanno uno stigma in più comunque anche fuori dal carcere, però perché negare, ad esempio, la possibilità di una misura alternativa semplicemente perché il campo Rom non è ritenuto un luogo idoneo? Può essere un luogo non idoneo, però potrebbe anche essere un luogo idoneo. In realtà, d'emblée, non vengono mai concessi. Questo riguarda anche le straniere, che avendo pochi legami sul territorio, perché pochi legami familiari, sovente non hanno grossi legami familiari sul territorio, non hanno grosse relazioni, non hanno una rete significativa, rischiano di venire penalizzate sia per quello che riguarda la fruizione di, che ne so, l'articolo 21 esterno, piuttosto che una misura alternativa domiciliare. Le senza dimora sono super penalizzate, perché non avendo una dimora,
non hanno una residenza, non hanno un posto dove passare, dove poter andare in permesso, non hanno un posto dove poter fare una misura alternativa, ma soprattutto tutte queste donne hanno il problema che non avendo i documenti, e sono pochi gli istituti penali che in qualche modo si occupano anche di fare sì che le persone riescano ad avere dei documenti. Non avendo dei documenti, tutte queste persone qua sono persone che di fatto non possono godere dei diritti civili, quindi i diritti di cittadinanza che il carcere non cancella, di fatto loro sono comunque preclusi perché non hanno i documenti, perché non hanno una residenza. Sappiamo tutti molto bene che il carcere non è il posto adatto per le persone che hanno problemi di dipendenza o problemi di salute psichica. Forse c'è un problema di salute e quindi dovrebbero esserci delle situazioni che permettono loro di curarsi piuttosto che e che mettono il tema della cura della salute prima del tema della sicurezza. Perché in realtà in questo modo il diritto alla salute viene anche negato, se non è mai riconosciuto come preminente. Allora, io non so, vorrei stringere e chiudere dicendo ancora questo, che mi sembra che quello che diceva. Ah, anche una cosa interessante che diceva Margara, che è sempre stata una persona che era nei nostri cuori. Margara, a un certo punto, in varie situazioni pubbliche, ha sempre detto, volevo trovare le parole giuste, ha sempre detto che il carcere crea innocenza perché trasforma il colpevole in vittima. Perché all'interno del carcere non si riflette abbastanza sulla vita delle persone, sui percorsi che hanno portato queste persone in carcere. Ed era sempre, ripeteva sempre che era colpito dall'indifferenza della politica, su quanto la politica fosse indifferente alle ricadute che le pene detentive hanno sulla vita delle persone. E anche la disinvoltura con cui la politica dimentica il dettato costituzionale dell'articolo 27, che già è stato ricordato prima, e che dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Allora, concludendo, mi viene da dire che. Sì, grazie. Jolie, mi dispiace tantissimo, abbiamo diversi interventi e bisogna che ti spinga a. Una frase chiudo, la frase conclusiva. Allora, mi sembra che in questo libro ci sia un po' tracciata la strada per fare in modo che davvero tutti noi, tutti quanti, ci impegniamo affinché davvero le istituzioni la smettano di umiliare le persone. Grazie. Grazie e scusami, non sono per niente brava a essere dittatoriale coi tempi, però mi sgridano se non lo faccio. Quindi grazie tantissimo e passo subito la parola allora a Nicoletta Gandus, che è stata co-presidente e responsabile della Casa delle Donne di Milano e tra l'altro mi fa piacere ricordare che ha curato insieme a Susanna Grazia anche un libro molto interessante, La doppia pena, sempre su le tematiche che stiamo affrontando. Grazie, ciao Nicoletta. Buongiorno, mi sentite? Mi sentite? Sì. Bene, allora, evito tutti i ringraziamenti perché siamo in ritardo. Devo solo precisare che prima di essere la legale rappresentante della Casa delle Donne di Milano ho fatto il giudice penale per 40 anni. Questo significa che io le donne le ho sbattute in galera e credo forse di essere l'unica qua dentro che ha avuto questo ruolo. E che in qualche modo mi caratterizza e mi dà boh, una specie di competenza specifica. In questa premessa che mi deriva da quello che è stato detto fino adesso,
Devo precisare che il libro Doppia Pena è un libro collettivo che è stato curato da me con Cristina Tonelli che ci sta sentendo. Devo anche precisare che nell'elenco delle emarginate, delle emarginate, delle emarginate che è stato fatto poco fa, c'è un grosso buco, c'è una carenza e sono le trans, che sono, se pensiamo alle transessuali, magari straniere e tossicodipendenti, ecco, hanno una tripla, quadrupla, quintupla pena. L'elenco delle emarginazioni è lungo e non lo faccio. Sempre su questo tema devo anche dire che la questione del domicilio è assai rilevante e che io ritengo che lo Stato che prevede che una pena possa essere scontata presso il domicilio si deve anche occupare di chi il domicilio non ce l'ha. Se no si arriva a delle assurdità, se volete, però io per esempio le ho praticate, riconoscendo una possibilità di domicilio su una panchina a una persona senza fissa dimora, che tutti i momenti veniva controllata dalla polizia e sulla sua panchina stava. E non è una battuta questa che sto facendo. Ora torno immediatamente a quello che volevo dire oggi e che prescinde totalmente dagli elementi negativi del carcere delle donne. Diamoli per scontati, ne avete già parlato assai e vorrei anche parlare poco del libro perché se no nessuno lo compra. Fra un po' lo descriviamo così tanto che poi non si vende più. Del libro vorrei citare soltanto alcune parole chiave, già sono stati elencati i messaggi chiave, le mie parole chiave sono valorizzazione della forza delle donne, identificazione delle proprie risorse, consapevolezza dei propri diritti e in fondo si riassumono un po' tutte nei titoli del laboratorio. Io sono tante, sono capace, continuo a imparare, ho dei desideri, cerco le risorse intorno a me e trovo con le altre il tesoro dentro di me. E quindi il senso di questo libro è imparare dai successi, resistere alla mortificazione, cambiare sé, sviluppare il proprio molteplice sé e allenarsi all'autodeterminazione. Ecco, con questo grande taglio che ho dato sarò certamente brevissima. Il termine riformismo riluttante che usa Susanna spesso mi piace tantissimo perché il discorso fra abolizionismo e riformismo è il discorso più interessante fra tutti quelli che ora si possono fare malgrado la negatività del contesto e per tenere l'alleanza, come dice lei Susanna, fra abolizionismo e riformismo vanno sviluppate le relazioni con i contesti esterni, erosi i dispositivi che bloccano l'autodeterminazione e bisogna passare dall'approccio premiale alla cultura dei diritti. Ecco, tutta questa faccenda vorrei riportarla all'oggi, cioè alla nostra esperienza di quella che le mie amiche chiamano detenzione sanitaria. Noi stiamo vivendo in una detenzione sanitaria, l'accostamento è già stato fatto, io continuo la mia detenzione perché sono una vecchietta fragile, quindi forse è meglio che stia a casa. E questa esperienza di detenzione sanitaria però è interessante per ciascuna di noi, almeno per quelle di noi che in carcere non ci sono state, è interessante per un po' capirlo il carcere, anche se le differenze sono sostanziali. Io dentro le mura di casa mia non vengo mortificata e posso autodeterminarmi, scelgo quando fare il caffè e quando mettermi il rossetto. La battaglia per il rossetto mi vede, rossetto libero, mi vede totalmente concorde, anche se ha un aspetto di femminilità che non condivido fino in fondo, un po' come il tacco 12, non farei mai un tacco 12 libero. Però la grande differenza
fra la nostra detenzione sanitaria e la detenzione carceraria è che non dobbiamo espiare una colpa per un reato che abbiamo commesso, al di là di qualsiasi discorso interessantissimo sulla distinzione fra colpa, reo, eccetera, eccetera. Il fatto è che noi stiamo espiando una colpa collettiva, non una colpa individuale. Stiamo espiando la colpa collettiva di aver distrutto il legame natura-cultura, di aver distrutto la terra, di esserci comportati da padroni della terra e di, e qua magari c'è un bel nesso, di aver omesso di esercitare attività di cura nei confronti della terra, attività di cura che deve essere esercitata dagli uomini e dalle donne e che non lo è, anzi è un'attività di distruzione quella che è stata compiuta in questi decenni. Quindi noi stiamo in detenzione sanitaria espiando una colpa collettiva e la stiamo espiando in base, perché obbediamo e necessariamente obbediamo, a dei decreti che esprimono una cultura tra il paternalista e il patriarcale che in qualche modo avvicina alla cultura del carcere. Ecco, nel nostro caso è necessaria, mentre io ritengo che il carcere non sia un male necessario, e per questo sono, mi piace il termine riformista riluttante, e quindi è una cultura paternalista patriarcale a cui che è necessaria, ma a cui noi possiamo opporre una capacità di resilienza che è la stessa che va opposta alla cultura patriarcale in genere, ed è una resilienza all'infantilizzazione, nel senso che ogni cosa, ogni mia scelta di questo periodo è per mia autodeterminazione. Ma vedete che le parole sono sempre quelle: infantilizzazione, responsabilizzazione, autodeterminazione. Non so se è perché siamo donne che stiamo parlando e sono curiosa poi di sentire gli interventi maschili, ma perché è così. E poi, uscendo dal l'io molteplice desiderante è quello che è descritto nel libro di Susanna e Grazia. L'io molteplice desiderante è anche quello di cui si parla in questi giorni per ciascuno di noi. Vedo lo spiraglio, voglio uscire, voglio essere libera. Solo un accenno, perché non c'entra niente, però anche qui il nesso, avendo tempo, potrebbe essere assai approfondito. Libera di tornare alla vita di prima o libera di tornare a una nuova vita che mi sto costruendo anche in questa fase di detenzione? Ecco, io abborro l'idea di tornare al mondo di prima e penso che tutti gli insegnamenti del libro relativi alla crescita di sé per essere poi diverse, per attuare i propri desideri maturati diversamente, possa essere applicato anche a questo periodo in cui possiamo avere delle visioni e prefigurare una necessaria utopia di un mondo diverso da prima. Come fare? Come fare affinché il carcere delle donne non sia più quello che è ormai stato molto descritto? E come fare perché la cultura dei diritti prevalga sulla cultura della sicurezza, la cultura dei diritti delle donne che poi diventano diritti di tutti? Apro una parentesi. Donne in detenzione 41 bis, massima sicurezza, scarcerate in questi giorni in cui c'è sto pandemonio per le scarcerazioni dei mafiosi, diciamo così, per brevità, mi sembra che ce ne sia solo una. Dico la mia su questo tema, posto che una donna c'è, il diritto alla salute prevale su tutto per Costituzione e sarà compito dello Stato farlo prevalere in maniera tale che la sicurezza collettiva non sia pregiudicata. Quindi io non firmo appelli contro le scarcerazioni e non mi scandalizzo per queste scarcerazioni, salvo l'ovvio,
dovere di guardare ciascuno dei provvedimenti, ciascuna delle situazioni singolarmente. Concludo, visto che chi mi segue è Stefano Anastasia, dicendo che per uscire dalla situazione di stallo in cui la descrizione non basta, dovremmo, secondo me, mappare, a meno che non sia già stato fatto, ma io non lo so, tutte le realtà esterne al carcere che si occupano di detenzione femminile, tenerle in rete fra loro, non lo farei certo io, ma forse qualcuno in grado di farlo c'è, potrebbe anche essere una bella presidenziale, anche nessuno. Potrebbe essere l'università che si occupa di questo, quindi mettere in rete e lavorare collettivamente tutte le realtà che si occupano di detenzione femminile e, fatto questo, spingere per gli stati generali dell'esecuzione penale riconvocati dal basso, di cui appunto Anastasia, cui passo la palla, ha parlato nell'Assemblea Nazionale dei Garanti dell'ottobre 2019 e sul Manifesto Giornale del 9 ottobre 2019, perché secondo me questa idea è da prendere in seria considerazione, perché non credo proprio che ci arriverà dal Ministero una convocazione di questo tipo, o via arriverà. Sempre che, e questa è la mia ultima frase, in questi stati generali dell'esecuzione penale riconvocati dal basso, il tema della detenzione femminile non sia discusso in un ghetto di specialiste, come è stato un po' negli stati generali che Tamar, che ci sta seguendo, in cui Tamar, che ci sta seguendo, presiedeva il tavolo 6, Tamar Pitch, che ci sta seguendo. Il pensiero femminile barra femminista è un pensiero che attraversa ogni elaborazione di pratiche di pensiero orizzontalmente. Così come non ci sono nelle commissioni di esperti le donne di questi tempi, così non vorrei mai vedere negli stati generali riconvocati dal basso le donne esperte di detenzione femminile ghettizzate in un tavolo che si occupa solo di questo. Io credo che, con le grandissime differenze che ci sono, in questa attuale situazione si possa persino intravedere una possibilità concreta di cominciare questo lavoro. Grazie, spero di essere stata nei tempi. Ciao Nicoletta, grazie. Allora passo subito la parola a Stefano, che è già stato ampiamente presentato da Nicoletta, però due parole in più. Oltre che essere ricercatore di filosofia del diritto nell'Università degli Studi di Perugia, è anche garante dei detenuti per le regioni del Lazio e dell'Umbria, e il nostro ex presidente di Società della Ragione. Sì, ormai diciamo così, ho una storia troppo lunga alle spalle, quindi preferirei che passare oltre qui in questi momenti di presentazione. E, no, io sono molto grato a Susanna e a Grazia per il loro lavoro in questa occasione come nella precedente, perché credo che sia un lavoro molto, veramente molto, molto interessante e molto utile. Direi, appunto, riprendendo le cose che diceva da ultimo Nicoletta Gandus, un lavoro molto utile sul penitenziario e sulla pena, non solo, non semplicemente, non squisitamente, non limitatamente a una condizione femminile in carcere, perché io leggo sia nella impostazione del lavoro di Grazia e di Susanna, sia in quello che in qualche modo ci riportano delle riflessioni, delle esperienze delle persone che sono state intervistate, hanno partecipato alle attività di ricerca, appunto leggo un contributo a pensare globalmente, diciamo sì, la penalità, e dal mio punto di vista, perché questo è il mio punto di vista, criticare la penalità sia in concreto sia come normativamente prevista, cioè il carcere
così com'è, diciamo, e come ci viene rappresentato, diciamo, sì, è come la tradizione, diciamo, in qualche modo ci porta avanti e ci porta con sé. E, lo dicevano in molte prima di me, diciamo, l'accento, il discorso di Grazia e Susanna è appunto su il self-empowerment a partire da una consapevolezza di sé, a partire da una consapevolezza di diritti e di possibilità di costruire la propria vita, di vivere la propria vita secondo principi di autodeterminazione, come ricordavo un attimo fa Nicoletta Gandus. Ecco, allora tutto questo tutto quanto è naturalmente in rotta di collisione con la pena privativa della libertà. Questo, diciamo così, ce lo dobbiamo ricordare, da qui credo che venga, diciamo, quello che Susanna chiama il riformismo riluttante, oppure che potremmo chiamare, non so, l'abolizionismo strisciante. Io sono per l'abolizionismo strisciante, diciamo, ecco, nel senso che io esattamente a partire dalle cose che scrivono Grazia e Susanna, io penso, ma anche a partire da quello che è consolidato in tanta parte della cultura giuridica e finanche della giurisprudenza costituzionale. Faccio riferimento a quell'idea, diciamo, della Corte Costituzionale per cui c'è un residuo di libertà che non sia, come dire, limitabile senza far venir meno la dignità della persona. E quindi io lo interpreto ovviamente questo residuo di libertà, siccome un residuo non è mai accertabile, diciamo, che la pena privativa della libertà non deve andare mai oltre ciò che è strettamente necessario all'esistenza delle mura. E quindi questo significa che tutti i diritti della persona debbono poter essere vissuti in ambito penitenziario nella misura in cui non comportano immediatamente, evidentemente, l'abbattimento del muro, che, diciamo, è il limite che e il riformismo riluttante o l'abolizionismo strisciante, diciamo, finché sono l'uno e l'altro, non possono superare. Questo significa appunto mettere in campo azioni che vadano verso una progressiva erosione di tutti quei condizionamenti che noi vediamo in continuazione nell'esecuzione penale. Prima Cecilia faceva riferimento al rossetto dei trucchi, ma ne abbiamo un'infinità, diciamo, sì, di privazioni che non hanno alcun significato, diciamo, che non sia meramente vessatorio, che non sia legato, diciamo, sia alla riduzione di capacità della persona, perché appunto le migliori intenzioni del legislatore o della giurisprudenza, le migliori intenzioni fanno sempre a pugni nel carcere con quella che invece è una tradizione secolare, che innanzitutto è una funzione della pena, che è innanzitutto una funzione di degradazione. Innanzitutto la pena consiste nel degrado della persona che viene colta, perché altrimenti non è pena, cioè non produce sofferenza. Allora, poi, secondo questa natura intima della pena, ovviamente le nostre migliori intenzioni dicono che la deve essere data, essere circoscritta, pena essere a un reinserimento sociale, ma intanto è quella roba lì. Quindi io credo che Grazia e Susanna ci propongono dell'empowerment delle persone, diciamo, che sono costrette in ambito penitenziario, quindi della capacità, no? Di accompagnare l'autodeterminazione, quel che vanno a essere. Ora non staremo a dire, diciamo, chi dovranno essere sarà. E la libertà di essere come primo, libero di essere come dopo, di essere quindi quello che è essere a partire dalle consapevolezze dell'esperienza che avranno dato. Allora, se questo, diciamo, sfida
di fronte che si inizia un processo di erosione di quelle che sono i limiti che la privativa della libertà porta con sé, diciamo, per esperienza, per tradizione, per riessere in qualche modo, per cultura, l'istituzione porta che ha più solida delle, diciamo, appunto, delle migliori intenzioni. E io trovo, appunto, da questo punto di vista, questa impostazione molto, molto felice, e la condivido pienamente. Ancora una volta, diciamo, grazie alla capacità di resa del lavoro di ricerca che io trovo invidiabile, nel senso che sono dei testi in cui si leggono, diciamo, si legge l'esperienza, la vita delle persone detenute come raramente si riesce a leggere, diciamo, in testi o lavori di ricerca o anche semplicemente in lavori che so giornalistici, che ne dovrebbero avere una vocazione di capacità comunicativa più significativa. Quindi da questo punto di vista io credo che siamo di fronte a un lavoro veramente molto importante, un'impostazione che condivido e che va in quella prospettiva, appunto, di una progressiva erosione della struttura penitenziaria. Le cose che dicevo un attimo fa, sono ovviamente molto d'accordo, la preminenza del diritto alla salute, per dire, che è cosa di cui discutiamo in questi giorni per alcune scarcerazioni. Ho visto anche oggi, a proposito delle cose che diceva prima Nicoletta, oggi è citata una donna che sarebbe stata scarcerata tra i 376 boss, però voglio sottolineare ancora una volta, diciamo, che di quei 376, di cui inutilmente, diciamo così, o se non altro, diciamo, per la nostra intelligenza, Repubblica sta scrivendo da due giorni, e di quei 376 ricordiamo sempre che i 41 bis sono tre, diciamo, sono tre, gli altri non sono, diciamo così, non sono stati giudicati dal Ministro della Giustizia e dal Procuratore Nazionale Antimafia, che partecipa alle decisioni sul 41 bis, così pericolosi da essere sottoposti a 41 bis. E anche la donna di cui, che ovviamente oggi viene presentata su Repubblica come una boss, anche quella donna non era in 41 bis, diciamo, è una donna che era associata al circuito di alta sicurezza. Questo, diciamo così, giusto per diciamo, tornare su questo punto controverso. Però Nicoletta giustamente ne parlava a proposito della questione della salute, della preminenza del diritto alla salute, che è esattamente il tema di cui discutiamo oggi. Ecco, appunto, è un tema classico, appunto, se discutiamo della preminenza del diritto alla salute su ogni altro diritto, vediamo come, diciamo così, le costrizioni e le restrizioni del penitenziario sia possibile eroderle, appunto, in nome del riconoscimento della soggettività umana e della preminenza, appunto, dei diritti della persona sottoposte, diciamo, a misure di privative della libertà. Quindi, diciamo, questo è poco più volevo dire. Poi mi sollecita Nicoletta Gandus a intervenire anche su qualcosa che abbia a che fare con la prospettiva. Io credo che sia molto utile, per esempio, la proposta che lei faceva da ultimo di una qualche forma di raccordo delle esperienze che lavorano specificamente sulla detenzione femminile, e credo, diciamo così, che a partire dal lavoro che è stato fatto, che qui è stato seguito, diciamo, ovviamente ci sono qui tutte le persone che sono in condizioni di farlo. Anche appunto in una prospettiva di riapertura di un discorso su che cosa debba essere il penitenziario. Nicoletta Gandus ha avuto la cortesia di ricordare un mio articolo ormai risalente, diciamo, sia a sei mesi fa, sulla necessità di riaprire un discorso su che cosa noi pensiamo sia o possa essere il carcere, e riaprirlo inevitabilmente dal basso, non perché a me, diciamo,
perché io abbia questa passione di fare le discussioni dal basso, ma perché credo, appunto, come crede Nicoletta, che non sia possibile riaprirlo dall'alto, perché invece mi sembra, diciamo così, che appunto la discussione di questi giorni ne è un chiaro sintomo, che l'attenzione verso il carcere sia di tutt'altro genere, quindi o diciamo si immatura all'interno della società tra persone che hanno interesse, consapevolezza, conoscenza, diciamo, del sistema penitenziario, delle ipotesi di riforma che magari possano essere praticate dentro le esperienze che sul territorio si misurano. Anche in questa emergenza noi stiamo vedendo molte differenze a seconda dei territori che ci sono, della capacità dei territori di organizzare, per esempio, accoglienza a chi domicilio non ha, ma il titolo per uscire dal carcere teoricamente l'avrebbe, no? Ecco. Allora, questo significa mettere in relazione pratiche che possano fare, diciamo, sì, esperienze di un carcere diverso, un carcere che sia più rispettoso dei diritti, diciamo così, quindi un carcere che vada contro se stesso, cioè contro la sua natura invece di essere negazione dei diritti. Ecco, questa è la sfida molto complicata, credo, che ci abbiamo davanti e che ancora una volta il lavoro di Grazia e Susanna ci ripropone. Grazie. Serena, non hai l'audio. È colpa di Leonardo che me l'aveva disattivato. E ringraziamo Stefano, anche se appunto non possiamo vederlo in webcam, però sicuramente ci ha dato tantissimi spunti interessanti, e stavo passando la parola a Bruno Mellano, garante dei diritti dei detenuti della Regione Piemonte, approfittando però per salutare anche Monica Gallo, che sarebbe dovuta essere con noi ma non è riuscita, era una delle nostre relatrici, che invece è garante dei diritti dei detenuti di Torino. Ciao Bruno. Non ti sentiamo? Come mai? Aspetta. Vai. Adesso? Sì. Adesso. Pensavo fosse colpa di Leonardo, ma insomma... No, avrei cominciato anch'io da questa tua notazione finale, nel senso che devo portare i saluti da parte di Monica Cristina Gallo, garante comunale di Torino, che era molto molto dispiaciuta di non poter intervenire nella fase iniziale di questa presentazione del libro, a cui teneva davvero molto, ma diciamo ciascuno di noi in questa fase è ancora in parte recluso in posti magari non così raggiunti dal servizio della queste tecnologie moderne che insomma come si vede ogni tanto ci tradiscono. E quindi vabbè, era dispiaciuta e porto i suoi saluti. A questo rincrescimento della partecipazione di Monica aggiungo anche una considerazione, nel senso che io invece sono particolarmente dispiaciuto che questa ricerca, che parte da un progetto ormai sedimentato negli anni, era partito anche da Torino, su Torino, e come garante della Regione Piemonte, sia per il tentativo che abbiamo fatto a sostegno dell'iniziativa di Grazia e Susanna, sia per l'interlocuzione che abbiamo messo in campo, devo dire la verità che mi spiace molto vedere questa ricerca in qualche modo defraudata di una parte di analisi e di esperienza che proprio magari da un importante e complicato carcere come quello di Torino Vallette poteva insomma essere almeno in parte arricchito. Possiamo però usare questa mancata ricerca sul campo, almeno nella seconda fase del progetto, come un'ulteriore cartina di tornasole rispetto a quelle subculture, come dicono
i sociologi, che sono ancora così pregnanti nel mondo penitenziario e con cui dobbiamo continuare a fare i conti, per cui l'esclusione di alcuni collaboratori di questo progetto del carcere di Torino ci ha impoverito noi, ha impoverito la ricerca, anche se davvero solo parzialmente, ha impoverito il carcere di Torino e il provveditorato del Piemonte, Liguria e Val d'Aosta di un supplemento di riflessione e di approfondimento che poteva essere invece diciamo un pezzo di un percorso nuovo che si apriva. Quindi con queste due rincrescimenti, con queste due annotazioni negative, invece ovviamente sono qui per, con contentezza, con felice di poter partecipare a questa presentazione, a questa divulgazione del lavoro fatto, proprio perché per tutte le cose che già sono state dette, che posso semplicemente sottoscrivere, sono davvero la traccia di un percorso virtuoso che dobbiamo approfondire e che dobbiamo utilizzare nella prospettiva del nostro impegno, ciascuno delle proprie postazioni di lotta sull'esecuzione penale in carcere nel nostro paese. E in particolare, diciamo, io sono convinto, come altri garanti, per primo obiettivamente ho sentito su questi temi, su queste linee, Franco Corleone, che proprio individuando quegli aspetti specifici dell'esecuzione penale in carcere per alcune fasce particolarmente definite e ristrette di detenuti, per esempio i minori, ma anche le donne, ci ha più volte proposto questo tema come una riflessione proprio in quel dibattito abolizionismo-riformismo dell'esecuzione penale, come un percorso davvero interessante, è un percorso che possa in qualche modo anche cogliere l'attenzione dell'opinione pubblica almeno o degli operatori, perché anche delle istituzioni ovviamente, perché effettivamente quando Iole Di Baudi ci dice le istituzioni umiliano, continuano ad umiliare i detenuti, è una tragica verità. Ma è anche vero che le istituzioni siamo poi noi, in qualche modo sono le nostre istituzioni, quindi dal nostro punto di vista dobbiamo trovare il grimaldello con cui scardinare alcune logiche e alcuni riflessi, e credo che parlare di esecuzione penale femminile possa essere uno strumento interessante, utile proprio per innescare una discussione e per far esplodere le contraddizioni. Noi in questi anni abbiamo sostanzialmente continuato a registrare una presenza femminile nelle carceri italiane, nelle 190 carceri italiane, attorno al 4% della popolazione, che insomma in qualche modo è un 4% che è rimasto fisso anche cambiando, diciamo, i numeri totali delle persone detenute. Quindi un target di detenuti, di popolazione detenuta particolarmente ristretto, che però può essere davvero usato come una cartina di tornasole di com'è l'esecuzione penale, come il corpo apparentemente immobile della burocrazia penitenziaria e detentiva del nostro paese riesce a rispondere a quelle specifiche, particolari esigenze che necessariamente, inevitabilmente, fisiologicamente una donna detenuta pone rispetto al resto della popolazione. La dottoressa Gandus ricordava giustamente l'altro elemento ancora minoritario, ancora più minoritario delle transessuali in carcere, di cui sicuramente Sofia probabilmente ci dirà qualcosa di più preciso e più puntuale, perché anche lì è una contraddizione di un femminile vissuto all'interno addirittura di sezioni maschili e dove davvero si parlava del rossetto, ma immaginatevi l'acquisto delle calze a rete in un istituto penale maschile all'interno dell'elenco dei prodotti acquistabili
dal carcere. Le contraddizioni di un sistema che però noi dobbiamo andare a cercare, valorizzare per cercare di far esplodere e far in qualche modo apprezzare almeno, diciamo, tra gli operatori e tra l'amministrazione penitenziaria per cercare di spostare l'asticella verso un percorso di abolizione della detenzione minorile e della detenzione femminile, ma non in quanto target privilegiato, ma in quanto elemento, diciamo, di avanguardia di un percorso che ci deve sempre di più portare a dare forza, gambe e strumenti ad un'esecuzione penale diversa, laddove necessaria, laddove possibile, rispetto all'esecuzione penale in carcere. Per cui, parlando del libro, io comincio da pagina 104, perché a pagina 104 si parla delle ICAM, si parla del percorso, anche qui particolarmente sensibile come punto, dove forse qualche interlocuzione anche magari in mondi molto lontani e diciamo ideologicamente magari dichiaratamente di parte rispetto ad alcuni temi possono scoppiare delle contraddizioni. Il libro dice all'epoca della ricerca circa, mi pare sulla fine del 2018, leggo, il numero dei bambini in carcere, 52 rinchiusi con 47 madri detenute, era pressappoco quello del lontano 1993, 57 bambini e 55 mamme. Il numero di febbraio era 54 donne con 59 bambini. Quindi anche questo è uno zoccolo che in qualche modo si consolida, perché gli spazi sono quelli, gli spazi si riempiono e si cristallizzano. E allora, per cercare di essere ottimista o comunque per vedere un qualcosa di positivo in questo percorso, ho verificato che a fine aprile le mamme sono scese a 34 e i bambini sono 40, perché nel percorso dell'emergenza Covid il target delle mamme con bambini è stato da subito individuato come un target particolarmente sensibile e vulnerabile, e quindi insomma in qualche modo ci si aspettava, io mi aspettavo una particolare attenzione almeno su queste 50 mamme e 50 bambini, e diciamo sono scesi un pochettino, ma non sono chiusi, non sono uscite tutte, anche perché giustamente, come si ricordava prima, alle ICAM dovrebbero corrispondere per la legge 62 del 2011 le case famiglia protette fuori dal carcere, e c'è solo Milano e Roma, due realtà molto diverse, molto anche diciamo ricche di esperienza, ma esperienze specifiche. E allora su questo credo che possiamo continuare a lavorare in uno sforzo per cercare di attuare le norme che pur ci sono e esigere che si vada in quel senso di superamento della pena in quanto esecuzione penale in carcere, sicuramente. Dopodiché, mentre attendevo di collegarmi, anche perché non ero con la webcam attiva, ho fatto anche una ricerca sull'immediato e nonostante che i dati ufficiali del Ministero ci dicono che per esempio a Torino, ICAM dello Russo Cotugno, ci siano 4 donne e 8 bambini, oggi le donne sono 8 e i bambini sono 10. Quindi diciamo c'è anche lì una difficoltà proprio a pensare e attuare percorsi diversi anche in questa fase. Dall'altro punto di vista abbiamo, per quanto riguarda il Piemonte, soltanto 2 realtà penitenziarie che comprendono anche donne. Ho visto che Leonardo mi girava una domanda specifica di una partecipante a questo seminario online, che chiedeva quali erano le differenze fra l'esecuzione penale maschile e femminile, quali sono le caratteristiche. Beh, la caratteristica è essenziale, cioè tranne pochissimi casi in cui sono state costruite delle carceri con l'idea di farle femminili e quindi avere una detenzione in qualche modo
attenta a quel target di detenuti, in genere abbiamo sezioni femminili dentro carceri che sono quella struttura lì, un contenitore che va bene per qualsiasi stagione, che va bene per qualsiasi ospite, per qualsiasi trattenuto. E quindi la differenza è semplicemente che sono dei, insomma, non mi viene altra parola, ma sono dei piccoli ghetti all'interno di strutture molto più ampie e complesse, e semplicemente ci sono meno servizi, meno attività, meno spazi, meno lavoro, meno funzionari, meno tutto un po' meno di quello che magari con difficoltà e con relazioni anche conflittuali da altre, in altre parti degli istituti o in altre sezioni si sono aperti degli spazi, si sono fatti dei progetti, magari solo per una parte di popolazione privilegiata, ma insomma che comunque garantiscono un percorso anche per il detenuto. Nelle sezioni femminili in genere appunto è tutto un po' meno, è tutto un po' più chiuso, e come diceva, lo ripeto, la Iole Vibaldi prima, con la sua esperienza anche professionale e attiva sul territorio, noi abbiamo esperienze in cui appunto per il lavoro, per il femminile è un lavoro di tipo assolutamente tradizionale e vecchio stile, in cui appunto taglio cucito e poco altro. E questo è il senso appunto anche di una povertà di riflessione, povertà di prospettiva, perché è chiaro che nelle difficoltà della vita quotidiana, anche nelle difficoltà della gestione di un corpo complesso come quello del carcere, poi alla fine, diciamo, si finisce per privilegiare altre dinamiche più consistenti numericamente o di peso. E allora la differenza fra una detenzione maschile e femminile è proprio soltanto nei numeri e nelle prospettive, che sono molto lontani da quel processo di empowerment che viene indicato e che è sicuramente la risposta da dare laddove la detenzione è decisa ed è stata valutata come necessaria, come indispensabile, però il percorso di una crescita, che è crescita ma appunto di consapevolezza in primo luogo, di responsabilizzazione, in cui appunto la matrice culturale e la dinamica familiare, invece di essere un peso o una condizione che diventa palla al piede, possa rappresentare un lievito, una speranza a cui aggrapparsi, certo, ma anche un seme da aiutare a far crescere, ma nella responsabilità e nel progetto individuale di ciascuno. Chiudo con una battuta che forse ho già fatto altre volte, ma in Piemonte abbiamo due sezioni femminili, Torino e Vercelli, e a un certo punto mi sono trovato anche a discutere con, peraltro, un'ottima e molto volenterosa educatrice di uno di queste due carceri, dove la sua valutazione è che quella signora non doveva chiedere il permesso in uscita, perché se andava a casa rimaneva incinta e quindi stava in carcere, nonostante avesse, diciamo, i numeri per ottenere un permesso. Ma non è questa la responsabilizzazione, il percorso e la crescita, l'empowerment che dobbiamo auspicare, che qualcuno decida per altri il percorso, persino appunto di eventualmente decidere un'altra ennesima, sicuramente, gravidanza. Però questo è il carcere femminile ancora adesso, ancora in questa fase. E mi ero segnato altri numeri, ma non è il caso di riportarli. Credo che le riflessioni che ho sentito e gli studi e le ricerche ancora qui
riportate ci possono davvero aiutare a in qualche modo rovesciare quelle prospettive, come diceva Cecilia D'Elia prima, di rapporti. Mi è piaciuto che diceva questo è un libro femminista, ma è vero, cioè nel senso è un libro che si pone la questione da indagare come se la questione del genere ci debba dire qualcosa di specifico, e secondo me ce lo dice, e ce lo dice anche a vantaggio del resto della popolazione detenuta. Grazie. Grazie Bruno. In realtà adesso toccherebbe a Katia, però vedo che Tamar Pitch ci sta scrivendo in diretta che ha gli ultimi 10 minuti e poi ci deve lasciare, quindi non so se vuole fare un saluto, un intervento veloce o se semplicemente la ringraziamo per averci, innanzitutto per aver partecipato, aver scritto la prefazione, ma eccola, se vuole veloce e poi ti liberiamo. Grazie, no, in realtà io non volevo solo comunicare perché purtroppo devo andare via. La discussione, devo dire, è molto interessante ed è molto interessante soprattutto in questo momento per anche ragioni che vanno al di là, diciamo, della questione della detenzione in generale, della detenzione femminile in particolare. Però insomma non voglio prendervi altro tempo, in realtà io alcune cose le ho scritte nella breve prefazione al libro e quindi vi lascio con questa e magari se c'è poi una registrazione sarò felice di sentire le altre, diciamo, quello che verrà detto ora che io me ne devo andare. Vi ringrazio e mi scuso di nuovo. Grazie davvero. La registrazione ci sarà sul sito e sui social. Grazie ancora. Ciao. Katia Poneti, ufficio garante regionale, tra l'altro di freschissima nomina della Toscana. Allora, sì, buonasera a tutte e tutti. Io vi ringrazio per la possibilità di commentare il vostro libro. È un libro denso, un libro che mi è piaciuto molto leggere. Un libro che mette insieme la teoria critica e la ricerca empirica e quindi risulta veramente interessante. Io cercherò di essere breve, sono stati molti interventi prima di me, quindi non toccherò tutti i punti che sarebbe necessario toccare. Una premessa importante è che il carcere e le donne in questo libro si guardano e offrono l'uno all'altra una lente per leggere le questioni che ne sorgono. Attraverso il carcere noi abbiamo una lente su le questioni di genere e in particolare sui processi di inferiorizzazione del genere femminile che sono diffusi non soltanto nel carcere ma nell'intera società. Attraverso la prospettiva di genere noi abbiamo un occhio appunto sulle strutture penitenziarie, sul carcere e questo ci serve a vedere con maggior nitidezza quei meccanismi di disciplinamento e di spoliazione del sé, come ci racconta bene il libro, attraverso proprio le testimonianze dirette delle detenute, che sono tipici dell'istituzione penitenziaria, sono tipici non soltanto della detenzione femminile, ma anche di quella maschile. Il filo che si snoda lungo tutto il libro è quello appunto della inferiorizzazione e infantilizzazione delle donne, alla quale cerca di rispondere attraverso processi di empowerment. Io vorrei porre l'accento su due questioni che mi sono piaciute, diciamo, particolarmente, mi toccano particolarmente. Una è quella di quello che Grazia Zuffa chiama l'eccesso del materno, ovvero all'interno del penitenziario l'identificazione della donna e della femminilità come maternità è eccessiva, eccedente rispetto a quello che avviene nel resto della società.
nel mondo dei liberi questa identificazione che tradizionalmente c'è sempre stata è stata messa in discussione dal pensiero femminista fin dagli anni 70 possiamo dire che nella società attuale non si sia più schiacciati su questa percezione. Nel mondo del penitenziario invece ancora sì, ancora si rimane a questo eccesso. A questo eccesso però non corrisponde altrettanto non corrispondono altrettanti strumenti pratici. Da questo punto che cosa si intende per strumenti pratici? Si intende la possibilità per le donne detenute di calarsi concretamente nel loro ruolo di madri e di esercitarlo, di essere delle madri presenti per i loro figli e poter adempiere anche ai doveri e ai desideri e poter soddisfare i propri desideri. Questo non è possibile perché ci sono tutta una serie di meccanismi e di pratiche che in realtà vanno in un senso inverso rispetto a quello che vorrebbe vedere la donna essenzialmente come madre. Ovvero, alcuni esempi concreti sono questi. Spesso le donne che sono detenute non sono non hanno un divieto di incontrare i propri figli. Non incontrano i propri figli perché gli assistenti sociali non li portano in carcere a visitarle. Oppure non incontrano i propri figli perché i figli sono affidati alle nonne o alle zie e queste non hanno la possibilità materiale, ovvero di mezzi, per poterli portare in visita al carcere. Su questi punti, su queste difficoltà, influiscono molto anche le collocazioni delle donne all'interno degli istituti penitenziari. No, a qualche anno fa in Toscana avevamo la sezione femminile nel carcere di Livorno, che adesso è chiusa e probabilmente non riaprirà mai come sezione femminile. Avevamo poi la sezione femminile nel carcere di Pisa e questa dovrebbe invece riaprire. Avere delle sezioni vicine ai territori è uno strumento concreto perché le relazioni con i figli possano essere coltivate, ma non è stato, diciamo, preso in considerazione con questo significato nel momento in cui si sono decise le ristrutturazioni e le chiusure delle sezioni penitenziarie. Questo, ecco, per portare un esempio anche dall'attività pratica dell'ufficio del garante. Che cosa si propone nel libro come in qualche modo per intravedere una via d'uscita? Si propone un carcere che sia un carcere dei diritti. Per arrivare a questo si vuole cercare di passare da quella incapacità di percepirsi come titolari dei diritti attraverso un processo di empowerment a vedersi come titolari dei diritti. A me piace molto questo processo perché ci vedo proprio il fatto di riuscire a percepire i propri bisogni, le proprie necessità attraverso il linguaggio, cioè classificare i propri guai personali come qualcosa che ha la dignità di una rivendicazione nei confronti della società in generale. Nel caso del mondo penitenziario spesso è una rivendicazione nei confronti dell'istituzione oppure anche nei confronti della società all'esterno. Un aspetto interessante che è stato sottolineato nel testo è che i diritti spesso, quando vengono utilizzati nell'ambito delle relazioni familiari, possono non essere così utili, nel senso che spesso sono portatori e generatori di conflitti, perché mettono in conflitto persone che sono legate da relazioni, per vedere le quali sarebbe più utile assumere l'atteggiamento dell'empatia, l'atteggiamento che
mette la luce appunto sulla relazione piuttosto che sulla contrapposizione. Mi sembra interessante, nonostante che questo sia un aspetto molto forte e molto presente spesso negli scontri, nelle separazioni per esempio tra coniugi e nell'affidamento dei figli, mi sembra interessante però mettere in luce anche un'altra dimensione dei diritti, ovvero che i diritti sono anche degli strumenti attraverso i quali tutelare la persona nei confronti dell'istituzione. Cioè il diritto non ha un'unica faccia, il diritto ha più facce e spesso queste facce sono sovrapposte e stanno insieme all'interno dello stesso diritto e sarebbe anche importante che le persone riuscissero a percepirle queste diverse facce. Credo che nei processi di empowerment, nei processi di acquisizione di consapevolezza del proprio essere titolari dei diritti sia importante anche riuscire a comprendere quali sono le diverse facce dei diritti. Se una donna ha diritto a incontrare il proprio figlio, questo non è un diritto solo nei confronti dell'ex marito, per esempio, che può non essere felice di portarle il figlio in carcere, è anche un diritto nei confronti dei servizi sociali, un diritto nei confronti del personale del carcere, a far sì che questo suo diritto venga possa essere esercitato. Quindi per concludere questo discorso, un processo di empowerment sui diritti credo che sia utile anche a percepire quanto i diritti possano essere emancipatori e quindi migliorare in generale la propria posizione di partenza. Io con questo ho concluso quello che volevo dire, volevo aggiungere soltanto una cosa che... in particolare a Nicoletta Gandus mi è piaciuto molto il suo riferimento al provvedimento che lei ha fatto come giudice quando ha concesso la detenzione domiciliare a una donna senza fissa dimora che viveva su una panchina, e le chiederei se è possibile di avere i riferimenti tramite la chat o tramite l'email, perché è stata veramente un giudice dei diritti facendo così e credo che sia un esempio che possa essere seguito in qualche modo. Grazie. Grazie a te, Katia. E passerei la parola a Letizia Sommani della Chiesa Valdese, che non vedo. Quindi le chiedo se ci sente di attivare la telecamera, la fotocamera. Eccola, ciao Letizia. Prego. Vi ricordo, vi invito sia ad accendere il microfono, sia a rimanere nei 5 minuti, che purtroppo siamo davvero molto lunghi. Prova a parlare. Non so se mi sentite. Sì. Ecco. Dunque, allora io sarò brevissima perché avete già detto tantissime cose, quindi diciamo anch'io apprezzo moltissimo questo libro e mi sembra, diciamo, che sia una riflessione non solo sulla bellissima esperienza del laboratorio, ma anche, diciamo, un percorso che partiva anche da tutta l'esperienza di recluse. E mi sembra che la riflessione abbia soprattutto due aspetti, cioè uno sul problema dell'emancipazione delle donne, e quindi soprattutto in un'istituzione totalizzante come il carcere, e l'altro invece una riflessione sul problema della società e quindi anche della capacità della società di accogliere, diciamo, delle donne che abbiano fatto un certo tipo di percorso, e questo veniva proprio fuori col fatto che invece non ci sono appunto spesso spazi nel lavoro, non c'è anche in chi ha fatto un minimo di percorso una possibilità di inserimento. Ecco, mi premeva dire che da questo, diciamo, libro mi viene ancora di più la riflessione sul fatto che o si parte di nuovo da una capacità di
riportare il dibattito nella società e negli operatori, per esempio negli operatori penitenziari, sui problemi appunto dell'emancipazione femminile, quindi sul perché in effetti viene fuori che ancora questa divisione di ruoli maschio-femmina sul fatto che le donne sono soprattutto madri, figlie, devono diciamo soprattutto essere sottomesse, è abbastanza evidente che quindi manca proprio tutto una capacità anche nell'istituzione e nelle persone che diciamo sia come agenti penitenziari ma anche al limite come diciamo come educatori eccetera di avere questa funzione di crescita, di proposizione, di crescita, di formazione a una nuova professionalità. Forse quello che anche manca è una conoscenza e un approfondimento dei contesti da cui vengono tutte queste persone. Quindi diciamo proprio non c'è un lavoro all'interno del carcere di conoscenza delle situazioni da cui provengono queste persone e di diciamo costruzione di un percorso. Possibilità di un nuovo inserimento. Dall'altra penso che purtroppo siamo in una società sempre più diciamo volta a problemi securitari e scarsamente accoglienti di persone che hanno delle difficoltà che non sono diciamo che non hanno delle capacità di inserimento e di rendimento diciamo di un certo tipo e quindi se non si riportano delle riflessioni sui diritti delle persone appunto a una vita dignitosa di tutte le persone a una vita dignitosa e a una possibilità di inserimento nella società, cosa che secondo me non è così scontata, anzi, mi sembra che la tendenza sia più a una eliminazione e a una appunto inserimento in istituzioni spesso totalizzanti di tutti quelli che hanno delle difficoltà o che hanno delle situazioni appunto che non rispondono ai criteri di efficienza della nostra società. Quindi, secondo me, questo dibattito dovrebbe essere riportato sui diritti e sul tipo di società, se dovrebbe essere riportato a partire dalle scuole, nelle università e forse anche nei luoghi di lavoro, cioè riproporre dei dibattiti, magari in forme diverse, come esistevano anche per esempio negli anni 70, e quindi che facevano riflettere e ricrescere le persone nella nostra società. Penso che se non si riparte di lì, noi facciamo dei bellissimi discorsi, ma poi ci si scontra con una realtà che è sempre più escludente, sempre meno rispettosa dei diritti delle persone, come vediamo anche negli ospedali, come vediamo anche quando si frequentano molte, diciamo anche le amministrazioni, certe volte pubbliche. Ecco, penso che la capacità di capire qual è il problema della persona che sta davanti e aiutare a fare un percorso è sempre meno presente nella nostra società. Quindi questo libro mi ha fatto pensare proprio che bisogna ripartire, ecco, bisogna ripartire dal basso e da una formazione generale della società. Vi Grazie ringrazio. tantissimo. Tra l'altro l'ho già detto all'inizio, ma lo ripeto, questa ricerca non sarebbe potuta essere senza il finanziamento della Chiesa Valdese grazie all'8 per 1000. Quindi grazie, grazie ancora, grazie anche per gli spunti. Sofia.
Mi sento di doverti richiamare all'ordine sui 5 minuti, mi raccomando, la tua capacità di eloquio la conosciamo, in realtà ti ringraziamo per la partecipazione. A te la parola. Non ti sentiamo. Leo, Ok, no, Leo mi aveva mutato, ma io mi posso, Ok. smutare, non so come si dice, riattivare la voce. Quella di sintesi è meno conosciuta, vero? Di capacità. Scusa, Mira. Caterina, scusate una cosa, anch'io poi dopo devo andare via, se posso parlare dopo, Sofia. Ma Io anche ora, ecco. anche ora, assolutamente. No, Serena, mi va. cambia pure. Io sono qua, quindi non ho problemi, Serena. Benissimo, no, prenditi tutto il tempo, chiedevo solo di poter parlare dopo, non riesco mai a mettermi. Saresti stata in scaletta subito dopo, quindi sì. Vai, Monica. Vai Monica, io lascio la parola a Monica con grandissimo piacere e lo faccio veramente con piacere, Serena, quindi. Allora ti ringrazio perché ho un problema di stare seduta per una sciatica e quindi sono stata qui dall'inizio. Allora, ho trovato questa discussione interessantissima e mentre mi sentivo riflettevo. Riflettevo anche rispetto alle cose che sono state dette subito prima di me, perché a me mi veniva immediatamente in mente. Come si può fare un percorso di crescita, un percorso esemplare di crescita in un'istituzione totale come il carcere? E c'è un parallelo molto forte con l'ospedale, con il modo come chiunque entra nell'ospedale per un ricovero lungo viene immediatamente, come dire, ridotto, no? Il fatto stesso che ti si dia del tu, che sei un numero, cioè c'è l'umiliazione, non c'è più il riconoscimento di un'identità. Allora, quello che a me interessa di più è come si può ridiventare soggetti a pieno titolo di diritti e di rispetto. Qualcuno prima ha detto Margalit, no? La società decente è una società che non umilia le persone. E qui mi veniva in mente, scusate perché io vengo da filosofia politica, mi veniva esattamente in mente quel bel testo di Charles Taylor sulle politiche di riconoscimento. Quanto il mancato riconoscimento, il misconoscimento della propria identità che ti rimanda alla società come, o le persone che ti stanno intorno in quel momento, può essere una ferita che non si rimargina, cioè interiorizzi questa immagine di te svalutativa. E questo rimane come qualcosa che è difficile poi da, diciamo, smantellare. Quindi proprio questo discorso della politica del riconoscimento. Rispetto poi alla cura, a me è sempre interessato, come diceva anche Grazia, questa sua doppia valenza. Io, anche quando ho letto la Gilligan per la prima volta, ho sempre pensato che l'etica dei diritti non possa essere disgiunta da un'etica della cura, perché dobbiamo sempre tenere presente la complessità dell'esperienza morale, no? Non è che c'è solo un rapporto di reciprocità in quanto ci si riconosce come altri generalizzati, ci si deve riconoscere altri come nello stesso tempo uguali a noi ma differenti da noi, che ci sforziamo a capire qual è la differenza e agire su questa differenza. Allora, anche la cura può avere, scusatemi, non la cura, l'etica della cura. Può avere una serie di finalità diverse. Quella che a me più interessa è quella di agevolare una crescita, una trasformazione, un'evoluzione del sé, perché è un rapporto, di scambio comunicativo.
nel quale attraverso questo scambio si ridà all'altro la possibilità di autoriconoscersi in maniera non svalutativa e anche di trasformarsi. Nel rapporto stesso si prende coscienza di una serie di valenze positive. E quindi c'è un passaggio che a me piace citare, ma di nuovo insomma, un po' rispetto ai miei studi di filosofia politica, che si trasforma da pazienti morali in agenti morali, quindi in persone che non solo hanno una capacità di autodeterminazione, ma anche hanno la capacità di fare scelte, di fare progetti, che non sono più soggetti minoritari, ma soggetti in grado di pensare anche a se stessi in una prospettiva futura. Gli agenti morali ovviamente hanno diritti e doveri, mentre i soggetti, i pazienti morali, sono soggetti bisognosi semplicemente di certi trattamenti da parte di altri. Allora, capite, in questo salto io vedo l'importanza di questo progetto. L'altra cosa che mi veniva in mente, e poi qui finisco perché credo che le cose importanti stiano proprio in questo nucleo centrale, è che già negli anni 50 un filosofo morale a me caro, che era Bernard Williams, ci faceva capire nel suo saggio sull'uguaglianza come l'autonomia non sia qualcosa, la capacità di autodeterminazione, non sia qualcosa di data a priori che c'è o non c'è, ma è qualcosa che il contesto deve sostenere, che il contesto può in qualche modo inibire o promuovere. Da qui anche la critica a certe, di Sena, di Nussbaum, eccetera, a certe forme di welfareismo, perché le nostre preferenze adattive sono tali che possono non farci capire, non farci vedere, no? Noi ci adattiamo la resilienza, ci adattiamo a una situazione e quello chiude il nostro orizzonte, no? Bisogna andare al di là di quell'orizzonte per riconoscersi appunto come soggetti morali capaci di fare scelte autonome. Scusate l'enfasi e forse i riferimenti un po' troppo ai miei studi, ma insomma a me questo libro mi ha suscitato una serie di stimoli, ecco questo volevo dire, e sono molto grata, è un bellissimo progetto e spero che continui ad andare avanti con queste vite in transito, che poi sono tutte le nostre vite. Ti ringrazio molto Monica, gli spunti vengono, sì è vero, hai ragione, sono tanti da parte del volume ma anche da parte qua, quindi grazie. Sofia, a te. Sulla panchina credo che sia molto interessante e sul piano soprattutto della possibilità di incardinare la residenza, che d'altra parte sappiamo bene che è un diritto e sappiamo anche bene come sia disatteso in moltissimi casi, dato che si tratterebbe di una scelta della persona il luogo dove stabilire la residenza, molto spesso questo non è, e infatti oltre a i riferimenti della pronuncia che fosse appunto misura cautelare o altro, ma penso che siano molto interessanti, la Corte di Cassazione a questo punto credo che abbia una giurisprudenza abbastanza stabile sulla residenza, sul fatto che la panchina, e questo me lo ricordo perché Margara dava, cioè Margara chiedeva ai servizi, chiedeva al comune, ai comuni, di scrivere la residenza delle persone senza fissa dimora sulla, perché avevano la panchina in quel comune, perché risiedevano di fatto in quel comune, dando prova del fatto che risiedevano nel comune e avevano stabilito lì il proprio luogo di affetti, e proprio perché ci avevano la panchina. È una cosa che mi ricordo sempre di Margara
ed è molto interessante appunto sentire che oltre alla residenza ci si può fare qualcosa di più. Credo che questo sia il punto della creatività argomentativa, che è una creatività insita nel lavoro, nel ruolo del giudiziario, cioè nel ruolo della giurisprudenza e dei giudici come garanti dei diritti. E in questo caso appunto la residenza è un diritto, io lo ridico perché in questi giorni è molto messo in discussione. Tornando invece al nostro tema, un dato biografico, io sono diventata femminista quando sono entrata in carcere, cioè quando ho cominciato a parlare, a conoscere le donne detenute, le donne dentro il carcere di Sollicciano, perché io entravo a Sollicciano, prima penso fossi più brutalmente un anarco individualista, non lo so, ma insomma di sicuro non mi sarei definita femminista. Ho cominciato, e come dice Simone de Beauvoir, non si nasce donne, ma lo si diventa, e forse questo è ancora più vero se si pensa alla pratica femminista, e il libro di e quindi ho letto questo libro, ma avevo già letto la precedente ricerca Recluse con lo stesso animo. Leggendo quel libro io mi sentivo raccontata, cioè sentivo qualcosa che parlava di me, e guardate che è impressionante, perché poi finisco con questa nota biografica, ma lo faccio perché davvero per me non è soltanto un piacere personale, ma è uno stimolo di lavoro e di studio leggere i libri di Susanna e Grazia ogni volta, in particolare su questo tema, sul tema delle donne detenute, su cui, guardate, tra l'altro, io credo che ci sia veramente bisogno di questi libri. Io sono cominciato a studiarli con Tamar Peach e con Recluse, davvero, sul piano, ripeto, della riflessione intorno alla detenzione femminile. Parlando con le persone detenute, io tra l'altro parlavo con le donne detenute dei loro diritti in senso molto stretto e tecnico, purtroppo, quindi uno potrebbe anche dire che magari sembrava anche un discorso un po' arido, però di fatto io di quello dovevo parlare, di quello parlavo, e io parlando di quello, pur parlando di 47 ter, 47 quinquies, 146, 145, parlando di numeri e di misure dietro a questi numeri, io di fatto con quelle persone ho stabilito un rapporto che mi ha fatto cambiare. Ogni volta che penso, ed è una nota di attualità, ogni volta che penso invece a quanto ci sentiamo e vogliamo sentirci distanti dalle persone detenute, dall'umanità reclusa, quanto sul piano del politico e sul piano di chi di cui decide le politiche pubbliche, le politiche del diritto intorno al penitenziario, vuole segnare la distanza rispetto all'umanità reclusa, ecco, io penso che questo sia uno scacco dello Stato. Io penso che abbia ragione Elvio Fassone quando dice che la Costituzione è stata costruita da madri costituenti e padri costituenti, ci dimentichiamo sempre che c'erano le madri finite in carcere, anche loro, che conoscevano le patrie galere, a quel tempo fasciste, ma conoscevano l'umanità reclusa, avevano condiviso. Non è che sto dicendo finiamo in carcere tutti, però credo che essersi completamente dimenticati non è una dimenticanza, aver veramente voluto scientemente segnare questo enorme baratro di umanità sia stato un enorme scacco dello Stato, e lo dico ancora più forte di tantissimi scacchi di cui si parla oggi appunto nelle varie retoriche polemiche intorno per esempio appunto al 41 bis, ma sul carcere ne nascono tante. Sul tema delle donne, sul tema specifico delle donne detenute, a questo afflato, a questa rinascita femminista, io tutta contenta poi cominciai ad andare a cercare la giurisprudenza, e guardate, quello che cercavo, perché quella studiavo e quella mi serviva anche per l'appunto redigere dei ricorsi, delle istanze per le persone, per le donne detenute, io andavo a cercare la giurisprudenza, in particolare siccome la CEDU è corte che nel tempo si è attestata come corte cardine della tutela delle persone detenute
nelle carceri europee, e questo dice tanto, no, sul ruolo dello Stato, e invece sul controllo, in questo caso internazionale, non statuale, dei diritti. E la cosa che mi ha sconvolto, perché a me piace tanto andare a cercare la giurisprudenza della CEDU, sicuramente è stata una, per noi una giurisdizione di grandissimo stimolo, importantissima, ma guardate che è davvero, davvero difficile, io lo continuo a fare perché sto scrivendo adesso proprio su questo, ma è davvero difficile riuscire a trovare sentenze che siano sentenze che tengano in considerazione il dato delle donne detenute e l'esperienza biografica, concreta, pratica di che cosa sia la detenzione femminile. E ve lo dico perché, per l'appunto, quando noi cerchiamo di definire l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che è questo articolo su cui si costruisce, no? La tutela della Corte, l'azione della Corte, quindi divieto di tortura, va bene, e trattamenti disumani e degradanti. E noi ci ricordiamo che siamo stati condannati per, insomma, con la Sulemanovic, poi con la Torreggiani, in una sentenza pilota, in tantissimi altri casi che conosciamo meno perché meno ne abbiamo scritto e l'abbiamo sentiti sui nostri media, ma in tantissimi casi l'Italia è stata condannata per violazione articolo 3, e questo articolo 3 è costruito, cioè la tutela, il concetto di dignità umana è costruito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in questo ambito, quindi carcere e condizioni disumane e degradanti delle carceri, sul dato maschile. E questo è interessantissimo e purtroppo abbastanza problematico. Io ho trovato una sola sentenza su una donna che prende in considerazione di violazione articolo 3 in carcere. Si trattava di una ragazza, di una donna incinta e poi sempre in carcere incinta e con un bambino molto piccolo incinta, che veniva legata mani e piedi per andare in aula di udienza, tenuta in gabbia, perché sapete, no, che ci sono le gabbie, ce l'abbiamo anche noi con tutti i vetri. Comunque, quando i detenuti vanno in carcere, vanno in udienza, da in vinculis, per l'appunto, non quando proprio sono detenuti in carcere, in istituto penitenziario, non è che vanno davanti al giudice sulle cerimonie di degradazione di cui parlava Stefano prima, non è che vanno dal giudice così, a parte il fatto che il giudice sta sempre su uno scranno, insomma, vanno dal giudice, si mettono a un lato e stanno in gabbia. Questa ragazza era tenuta in gabbia, in più legata a tutto quanto, incinta, con grandissimi dolori, quindi concedono dicono che quella era, e poi non vi sto a dire le altre condizioni, quella era una violazione dell'articolo 3, e io sono anche d'accordo, sempre legata però al dato essenziale su cui la Corte punta tantissimo, della maternità e della protezione della maternità. Best interest of the child, quindi altra discussione su cui secondo me bisognerebbe veramente aprire in Italia in particolare una riflessione critica, teorica, sulla problematica diciamo così, problematico bilanciamento tra best interest of the child e invece i diritti delle madri. E questo è un caso su cui, vi assicuro, secondo me non si costruisce un cardine di articolo 3 sulle donne detenute. Cioè, cosa vuol dire la dignità umana? Quando è lesa la dignità umana? Quando si ha a che fare con una donna detenuta? E secondo me non può essere uguale lo sguardo, ma il problema è che lo sguardo deve essere adattato al caso singolo concreto e alla dimensione pratica del caso singolo e concreto, e, come vi dicevo, la Corte fa un grandissimo sforzo. In tante altre dimensioni la Corte Edu è una Corte molto prolifica, che ha una giurisprudenza dinamica, è nel suo DNA probabilmente avere questo tipo di giurisprudenza, non sulle donne. E vi do l'ultimo dato, giurisprudenza sempre della Corte Edu, sentenza recente, perché i filoni sulle donne detenute sono pochi, come vi ho detto, quindi qui sono questi casi, uno in particolare, delle trattamenti disumani e degradanti, che sono, vi assicuro, piuttosto espliciti ed evidenti, lì la violazione dell'articolo 3 era difficile da negare. E poi ci sono i casi del problema, diciamo così, antidiscriminazione, sempre casi portati da uomini detenuti che dicono ma le donne sono trattate meglio, e che cavolo, insomma, non è giusto questo.
tematica di nuovo interessantissima anche sul piano italiano, ma lasciamo stare. Una questione molto interessante che viene portata alla Corte recentemente è quella di un gruppo di ergastolani russi che dicono: beh, non è giusto che in Russia l'ergastolo possa essere combinato a un uomo, ma per legge non possa essere combinato alla donna detenuta, alla donna condannata. Cioè la donna condannata deve essere condannata a una pena detentiva, ma non all'ergastolo. E questo si difende il governo russo in forza, in virtù del fatto che la donna è portatrice di vita, la donna è soggetto vulnerabile ex se, e quindi l'ergastolo alla donna non glielo diamo. Ora, io vorrei tanto lavorare, è un po' la prospettiva che abbiamo sempre adottato, perché si vada, cioè perché le donne siano il traino attraverso cui si veramente si riesca a fare la protezione dei diritti. Però ecco, su una questione così, così forte, devo dire che il fatto che la Corte dica che ha ragione la Russia mi ha molto stupito. E Aksenchik, poi ve lo posso segnare la sentenza, la Corte quindi dice: eh beh sì, effettivamente non c'è discriminazione nel combinare, perché è ragionevole il fatto che la donna debba essere protetta come soggetto vulnerabile, maggiormente vulnerabile, come portatrice di vita, con queste spiegazioni, ripeto. E in una concurring opinion, in un'opinione concorrente, opinioni concorrenti che sono una parte della sentenza, ovviamente non è la ratio decidendi, non sono, possono essere dissenzienti, concorrenti, e sono, diciamo così, degli obiter dicta, molto più forse obiter di quelli normali, ma insomma sono obiter dicta, fatto sta che però sono parte integrante della sentenza e possono costituire oggetto di future decisioni. Sul piano argomentativo, un giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo poco tempo fa scrive che il cervello femminile è diverso da quello maschile biologicamente. The female brain, dice, il cervello femminile è diverso e soffre in maniera diversa. Ora, io credo che sia interessante riflettere sul piano in cui siamo tecnicamente, semanticamente, siamo all'interno di una sentenza della Corte Edu, ecco. Anche se opinione dissenziente, ecco, io penso che su questa difficile analisi che noi facciamo della giurisprudenza varia che si è interrogata, che ha deciso intorno alle donne detenute, si costruiscono molti dei significati che noi diamo comunemente alla detenzione femminile. E allora io rileggerei piuttosto il Corson Report, allora lì possiamo trovare alcune risposte. Il Corson Report, se non sbaglio, nel testo è proprio ricordata questa cosa, non parla di donne vulnerabili, parla di donne con vulnerabilità particolari, quindi il tema della vulnerabilità e come questo è trattato all'interno delle decisioni giurisprudenziali, io credo che sia uno delle analisi più interessanti e più problematiche, critiche e portatrici probabilmente di una cultura che è piuttosto radicata, su cui noi possiamo interrogarci, e scusate di aver preso veramente più tempo del dovuto. No, anzi, grazie a te Sofia per il tuo intervento. Abbiamo ormai sforato tutti, però siamo finalmente giunte alla conclusione di questa nostra conversazione, finalmente, non perché non sia stata piacevole, ma perché possiamo dare la parola a Susanna e Grazia, ossia alle autrici del volume. E lo faccio però lanciandovi, così non mi interrompo, due domande che sono arrivate da due uditrici. Ci chiedono di spiegare e raccontare un pochino meglio l'esperienza dei laboratori, nello specifico, quindi mi rivolgo a te Susanna, e ti leggo testualmente: gli interventi di empowerment con le donne, in cosa sono consistiti, quale empowerment potremmo proporre per la cura e quale processo di responsabilizzazione può iniziare in assenza della possibilità di una conoscenza di chi sono io o in assenza di un processo di riflessione ed elaborazione del senso di sé. Che racchiude, sono domande che racchiudono perfettamente in realtà il senso dei laboratori. E in più ci chiedono se
secondo voi questa esperienza possa replicare il modello dei gruppi di automuto aiuto, ovvero sia dei gruppi di donne che aiutano le altre donne, ma che lo faccio dire a te, in realtà è esattamente l'approccio su cui si basa, i laboratori che tu hai condotto insieme a Liz. Aspetta, non ti sentiamo. Scusate, ero silenziata. No, volevo ringraziare tutte e tutti coloro che sono intervenuti. Quando noi scriviamo qualcosa, non pensiamo mai al momento che poi, insomma, le persone, passando attraverso le nostre righe, trovano un'infinità di cose che magari noi stesse non vedevamo. Quindi grazie, e ringrazio anche i partecipanti, che vedo che sono un po' diminuiti ovviamente alla terza ora, però c'è un gruppo che sta tenendo in maniera eroica, e quindi siamo molto contente, direi, come autrici di questa presentazione. Sul laboratorio io vorrei dire, non lo dico per dire comprate il libro, ma dico per dire che nel libro il laboratorio è descritto in maniera molto accurata, sia dal punto di vista dell'approccio metodologico, quindi come abbiamo lavorato, sia dal punto di vista del risultato, perché il libro contiene anche il materiale che noi abbiamo restituito alle donne, quindi come dire, contiene anche le loro parole chiave, le loro frasi, eccetera. Quindi credo che il libro sappia rispondere abbastanza bene a questo. Devo dire che è stata una sfida grande questa di portare un percorso di self-empowerment all'interno del carcere, perché, ed è quello che io ho cercato di dire in maniera particolare nel mio capitolo, lavorare sul self-empowerment in carcere vuol dire lavorare in un territorio per definizione ostile. E questo è quello che io mi sono chiesta nella parte che io ho curato del libro, dove ho fatto un'operazione, spero non azzardata, e spero che possa essere comprensibile. In qualche modo ho messo in dialogo le voci delle donne raccolte sia nelle interviste prima che durante il laboratorio, con la voce di Irving Goffman, no? L'autore di Asylums, che è uno degli autori che maggiormente ha descritto tutti i dispositivi su cui si regge un'istituzione totale, dunque anche il carcere. E ho provato a far dialogare queste due voci, perché mi sembrava importante dire innanzitutto due cose fondamentali. Da un lato, che l'istituzione totale è un luogo, come dire, costruito per decostruire l'identità e costruito per mortificare il sé. Goffman dice: nell'istituzione totale scientemente si persegue la mortificazione del sé. Quindi quale terreno più ostile di questo invece a un lavoro di self-empowerment, che è quello invece che intende dare forza, no? Al sé, fare scoprire a ognuna di noi, a ognuno di noi, i suoi punti di forza. Allora, da un lato questo, quindi il lavorare in territorio così ostile, e dall'altro lato però scoprire anche la forza della soggettività delle donne. Allora, io quello che ho vissuto in questa esperienza del laboratorio è una corda sempre tesa, una tensione irrisolvibile, mi verrebbe da dire, tra la soggettività delle donne, che sono capaci di tenere, di resistere e anche di cambiare in base ai loro punti di forza, e un contesto che scientemente lavora contro questo. Io ho voluto molto sottolineare questo, e spero di aver dato anche un piccolo contributo, minimo per carità, ma al rilancio di un orizzonte abolizionista, lo dicevamo all'inizio di questo incontro, perché davvero credo che nei suoi dispositivi fondamentali il carcere non sia riformabile, come non lo è nessuna istituzione totale, nei suoi meccanismi fondamentali. Io ho voluto scrivere quello che ho scritto anche per una certa irritazione che ho spesso in alcune situazioni in cui ci incontriamo a parlare di carcere, perché troppo raramente sento parlare di questi dispositivi fondamentali del carcere. Io sento pronunciare poche volte il termine mortificazione di sé, minorazione, spoliazione e tutte le parole, no, che Goffman ci ha insegnato e che ognuno di noi che ha vissuto il carcere ha imparato sulla sua pelle.
si pronunciano troppo poco, il che mi fa temere, insomma, che non siano ben presenti nell'orizzonte spesso anche di chi interviene all'interno, oppure che si pensi che sono dispositivi veri solo per il carcere duro, no? Allora la mortificazione del sé nel 41 bis, certo, quello è il massimo, ma che invece nel carcere, virgolette, normale non ci sia. No, questo è il DNA dell'istituzione totale e con questo abbiamo a che fare. Quindi ci ho tenuto a ribadire queste cose e a ribadirle però attraverso l'esperienza e la parola delle donne, una specie di asylum al femminile, insomma. Tra l'altro Goffman, quando ha scritto molto al maschile, direi, e quindi questo riattraversamento di Goffman un po' con le parole delle donne può essere anche un'operazione interessante. Al contempo però questo nostro progetto ha investito invece sulla forza delle donne, sulla forza della loro soggettività, e questa corda è sempre tesa, insomma, all'interno. C'è resistenza da parte delle donne, c'è resistenza, c'è resilienza, c'è in parte adattamento, un mix, insomma, no? Di come si transita all'interno del carcere e come forse si può uscirne, con qualche cosa, non solo in meno, ma con qualche cosa in più. Sul lavoro che noi abbiamo fatto del laboratorio di empowerment, direi questo. Abbiamo adottato una metodologia di self-empowerment grazie a alcuni strumenti dell'approccio autobiografico, cioè abbiamo detto alle donne: riattraversiamo alcuni passaggi della vostra esistenza, per quanto drammatica e disgraziata possa essere stata una storia di vita, in ogni storia di vita, ci sono delle storie di forza. Noi abbiamo usato molto questo termine. E in effetti così è andata. Non c'è stata una sola donna che non avesse una storia di successo, di forza, di capacità di gestire il cambiamento, di reggere la sofferenza e così via. La nostra frase provocatoria iniziale è stata: non parlateci dei vostri errori, tra virgolette, parlateci dei vostri successi. Tra l'altro questo le ha spiazzate molto all'inizio. Non sono abituate a sentirsi porre questo tipo di domanda, eh? E questo è molto interessante, però questo è quello che è andato bene, no? Questo è quello che ha avuto successo nel laboratorio. In qualche modo questi laboratori sono stati la costruzione di un'opportunità delle donne di riflettersi. E si sono riflesse non tanto in me e Elisabeth, che con me ha gestito il laboratorio, ma si sono riflesse nel gruppo delle donne. La dimensione di gruppo è importante nel self-empowerment. E questa immagine riflessa di sé era finalmente l'immagine di sé adulte. Io sottolineo questo. È stato detto molto, anche da altri e altre prima. Il meccanismo cruciale e fondamentale dell'istituzione totale è l'infantilizzazione, oltre a non avere il governo di sé su nulla, ma è soprattutto l'infantilizzazione. Quindi offrire un'opportunità piccola, perché insomma, è stato un laboratorio di 6 incontri, per carità, però offrire alle donne un'opportunità in cui rivedere la propria immagine, di donne adulte. Quindi una memoria di sé come donne adulte, credo che questo sia un po' il nocciolo di quello che abbiamo tentato di fare ed è quello che salviamo di questa esperienza ed è anche ciò che noi proponiamo di questa esperienza, che speriamo sia ripetibile. Ma questo senza dimenticare che tutto ciò avviene, nel territorio più ostile possibile, quindi non è, come dire, un bel lavoro per passare il tempo, è qualcosa che tiene questa corda in tensione. È stato anche una produzione di sofferenza per alcune donne passare attraverso, no, una serie di consapevolezze. Però alla fine questo ritratto di sé adulte è qualcosa che credo abbia funzionato. Voglio dire una cosa, in questo momento l'altro aspetto del libro, che è anche il suo sottotitolo, è Riscopriamo i diritti, la difesa dei diritti come motore di questa cosa che abbiamo chiamato riformismo riluttante o disincantato, insomma. E questa è l'altra parte importante del nostro libro, secondo me,
e lo dico in un momento in cui i diritti di chi è detenuto sono calpestati in una maniera drammatica. Insomma, ricordo che questa crisi del Covid-19 ancora una volta ci ha ricordato che la vita di chi è detenuto non conta niente. Insomma, noi abbiamo avuto 13 morti durante le lotte contro una serie di provvedimenti e abbiamo avuto una gestione da parte dell'amministrazione penitenziaria nelle prime settimane in totale disprezzo della vita di chi era detenuto. Quindi è un momento difficilissimo, però soprattutto in questo momento difficilissimo, insomma, riconosciamoci come minoranza, piccolissima minoranza, mi viene da dire, nel contesto che però, come dire, tiene salde alcune posizioni che sono l'orizzonte abolizionista, il lavoro sui diritti e direi anche la grande fiducia sulla soggettività di chi è detenuta. Grazie mille Susanna, grazie davvero. Guarda, ci tengo perché è stato un po' anche il leitmotiv di tutti gli interventi, questo di far forza non sul deficit ma sulla fo sulla, sulla, sulle risorse individuali, no? Quindi ti cito, pagina 119, vi abbiamo proposto anche una piccola ribellione. Di solito si dice impariamo dagli errori. È vero, fare tesoro degli errori è importante, da ogni esperienza, anche la più dolorosa, si può imparare. Ma con voi abbiamo cercato di rovesciare il punto di vista. Impariamo dai successi invece, dalle sfide che abbiamo affrontato, dalle capacità che abbiamo espresso. Impariamo da quella volta che ce l'abbiamo fatta. E al di là di qualsiasi retorica, questo potrebbe sembrarlo, ma è il contrario esattamente di un discorso retorico, perché è stato toccato con mano durante i laboratori, cioè quando poi ho avuto occasione di tornare a parlare, abbiamo ripresentato il progetto, abbiamo restituito i risultati. L'impatto di un approccio di questo tipo che è rivoluzionario all'interno di un'istituzione totale è il contrario di retorica, esattamente. Quindi chiedo a Grazia un commento finale e passo la parola a lei. A cui bisogna attivare il microfono, però. Bene, allora io intanto è tardissimo, quindi sarò velocissima e ringrazio davvero tutti gli interventi che insomma ci hanno dato molti spunti anche per andare avanti. Intanto voglio sottolineare una cosa nel percorso, diciamo, di lavoro della società della ragione in cui si inserisce questo libro. Diciamo da recluse che dove che era un libro costruito intorno a una ricerca qualitativa che poi si era allargata anche diciamo come ambito questa è una ricerca intervento, cioè giustamente Susanna ha messo in luce l'intervento, come siamo andati avanti, quindi è stato elaborato un intervento, è un progetto pilota. Il nostro obiettivo prossimo sarebbe di farne un intervento consolidato, quindi più generalizzato, diciamo in più carceri, e anche diciamo di costruzione di momenti di formazione che permettano di generalizzarlo. Ci siamo, io voglio dire, è un'esperienza semplice, però secondo me importante. Un esempio di questo discorso appunto della minorazione che è stato più volte citato, lo abbiamo avuto proprio all'inizio, perché ci siamo scontrate con il pregiudizio che tanto le donne non si interessano. C'è chi lo diceva esplicitamente, chi in qualche modo non aveva il coraggio di dirlo, però si sentiva benissimo. Ricordo appunto con Susanna e Liz l'entusiasmo quando, dopo i primi incontri, hanno detto: no, non è vero, la cosa interessa le donne. Quindi sono riuscite a mantenere anche nel tempo, durante il mese e mezzo del laboratorio, un interesse delle donne, e questo è molto interessante, secondo me. Seconda questione,
è vero quello che è stato detto, è un libro che, come il precedente, assume il filo della differenza femminile, cioè vuole mantenere un filo dentro fuori, partendo appunto dall'idea che la mossa fondamentale, diciamo, del movimento che si è riconosciuto nella differenza femminile è quella di prendere la parola su di sé. Le donne col femminismo hanno preso parola su di sé e era molto importante vedere, verificare questo processo di prendere la parola su di sé in un ambiente come quello del carcere, in cui tutti prendono la parola su di te, tutti cioè, si arrogano il diritto di prendere la parola su di te, ma tu proprio non hai la possibilità. Ecco, vorrei sottolineare che però questo filo non è solamente un filo, come dire, dal fuori al dentro, cioè il movimento ha elaborato delle cose, vediamo come dentro si incarna questo filo, no, è anche un filo dal dentro al fuori. E penso che questo venga fuori molto bene proprio nella riflessione sul materno, appunto, cosa che è stato anche qui, sull'eccesso materno. Perché, diciamo, nel carcere si vedono molto bene gli aspetti intrecciati dell'eccesso materno. Da un lato è una risorsa fondamentale, perché è un pezzo dell'identità che tu hai lasciato fuori e che in qualche modo proprio per questo ci sei particolarmente attaccato. Dall'altro però è evidente che c'è anche, come dire, una risposta rispetto a una richiesta esterna molto forte di assumerti quell'aspetto di identità materna, perché è quello che in qualche modo annulla l'identità criminale, che fa dimenticare l'identità criminale. E quindi in questo senso è molto condizionato. E però la riflessione che penserei andrebbe portata avanti è che se questo aspetto è così forte dentro il carcere, noi non possiamo solamente interpretarlo come, come dire, un residuo, diciamo, come un residuo che rimane tale perché appunto ci sono le mura del carcere che in qualche modo incapsulano anche, no, una certa dialettica delle idee. Potremmo leggerlo al contrario, cioè lì vediamo quello che al di fuori nella società è più coperto, è più nascosto, lì viene fuori con più evidenza, cioè c'è ancora un punto, che credo sia un punto anche per le donne, di riflessione sull'identità materna, sulla maternità, sul ruolo in qualche modo che la maternità riveste e può rivestire per l'identità femminile al di fuori del ruolo materno, che è ancora da scavare. E in questo senso io insisto, il filo dentro fuori è molto molto importante, è molto importante. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire, giustamente mi sembra Ioli Ghibaudi soprattutto diceva, beh, ma insomma quello che certe dinamiche che voi dite sono anche le dinamiche, quindi la dinamica della minorazione fondamentalmente si ritrovano anche nel mondo della cura, quindi si ritrovano anche fuori del carcere. Allora, qui c'è un punto su cui io penso dovremmo andare avanti un po' nella riflessione. Il punto fondamentale è stato detto, l'etica della cura prende in considerazione il fatto, diciamo, la realtà, che è una realtà di asimmetria di posizione, perché c'è asimmetria fra chi ha bisogno e quindi è oggetto di cura e chi offre cura. Il problema, come giustamente avete sottolineato, è che nelle pratiche, ma non credo solo nelle pratiche, questa simmetria di posizione tende giusto appunto a solidificarsi. Cioè, in altri termini, invece che prefigurare un percorso in cui la simmetria viene superata,
diciamo, e quindi il chi è oggetto di cura in qualche modo va verso l'autonomia e quindi va verso un rapporto paritario con chi il offre cura, tende in qualche modo a solidificarsi. Io penso che andrebbe, diciamo, rispetto al pensiero femminista, andrebbe scavato per esempio anche su tutto il pensiero psicanalitico rispetto alla cura, perché teniamo presente che il modello di cura basato sulla simmetria di posizione, anzi l'eccesso di asimmetria di posizione fra chi cura e chi è curato, è quello della madre. Cioè la madre si prende cura del bambino che è assolutamente incapace di prendersi cura di sé. Quindi lì siamo al massimo, diciamo, della simmetria di posizione. C'è stata una riflessione, diciamo, anche delle delle psicanaliste femministe, che va recuperata, che vede un'evoluzione in questo, cioè nella madre che si prende cura di colui o colei che è inerme, ma che il nocciolo del suo prendersi cura è quello di aiutarlo a camminare, gli insegna a camminare nel mondo, lo estrada nel mondo, quindi in qualche modo lo estrada verso l'autonomia. Penso che questo andrebbe ripreso sia come, diciamo, sul piano teorico, sia poi anche come costante critica delle pratiche che invece vengono portate avanti all'interno delle istituzioni, con, appunto, ripeto, questo non a caso, insomma, c'è questo filo che lega il carcere da altre istituzioni fuori e che andrebbe tenuto presente. E quindi io vi ringrazio ancora, penso che ci siano degli stimoli per andare avanti, sia sul piano degli interventi per fare ancora delle cose, sia per portare avanti un po' la riflessione. È proprio così, questo è un augurio che sento di cogliere anch'io. Ti ringrazio tantissimo, ringrazio in realtà tutti e tutte e tutti gli interventi precedenti. Ricordo che il libro è acquistabile attraverso il sito della Società della Ragione, dietro un contributo di 15 euro, minimo 15 euro. Di nuovo, grazie anche per la pazienza, grazie per gli spunti, e come sempre rinnoviamo, sarebbe bello poter far seguire a questo incontro un secondo incontro dove, memory di tutto quello che abbiamo imparato stasera, potremmo ridiscuterne. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie a tutti. Arrivederci. Ciao.